Jungle. Un appuntamento in collaborazione con Precisi come una trasmissione del Canton Ticino-Svizzero, eccoci qua, amici telespettatori. Sapete perché l'inquadratura è così ampia? Perché siamo tristi, la Volley Soverato ha perso in casa contro un ottimo Millennium Brescia e allora l'unico sistema per consolare me, voi, tutti noi è vedere la bellezza di Stefania Abruzzo. Buonasera Stefania. Buonasera a te Giorgio, sempre troppo buono con me. Buonasera ai telespettatori e alle telespettatrici. Purtroppo sì, è stata una brutta sconfitta quella per la Volley Soverato, però noi abbiamo il piacere di avere due bellezze della Volley Soverato stasera con noi. Io direi tre, perché da un certo punto di vista anche il terzo è una bellezza, certo, tutta sua. Certo, come no, assolutamente sì. E quindi io do il benvenuto intanto a Veronica Taborelli. Buonasera e ben ritrovata. Buonasera. Eccola, che la inquadriamo subito. Buonasera e ben ritrovata anche a Giorgia Caforio. Buonasera. E poi c'è il nostro opinionista di tutto rispetto, giornalista e collega Pietro Mosella. Buonasera, buonasera, ben ritrovati a tutti. E chi dice che Pietro Mosella non è bello se deve vedersela con me. Però andiamo con ordine, Stefano, sì. Perché la prima cosa sono i nostri mezzi social. Assolutamente sì, ricordiamo naturalmente il nostro numero per gli sms, 366-23-40-50-70. E poi il numero WhatsApp che è 342-1873-623 per i vostri ovviamente video, selfie, tutto quello che ci potete mandare, fatelo, lo fate ogni domenica, continuate a farlo. E poi seguiteci sulla nostra diretta Facebook, sulle pagine Domenica Gol S1TV Stadio Orario, scriveteci a redazione sportiva @soverato1tv.net, seguiteci sul sito www.soverato1tv.net e sul canale YouTube che si chiama proprio Domenica Gol e telefonate allo 0967521675 per intervenire qui in diretta Domenica Gol. Anche perché ormai la domenica sera sembra che ci siamo solo noi, mia nonna ha fatto un numero a caso e abbiamo risposto noi di Domenica Gol, quindi vi aspettiamo numerosi. Partiamo subito con risultati e classifiche per quanto riguarda la Serie A2 femminile della Volley. Certamente sì, andiamo quindi con i risultati di questa giornata di Volley Cup A2. Che arrivano prontamente. 18ª per l'esattezza, Baronissi Crai 2-3, Marsala Marignano 1-3, Soverato Millennium Brescia 1-3, Caserta Olbia 1-3, Perugia Collegno 0-3, 3-1 invece Chieri Ravenna, finisce per 3-0 Orvieto Cuneo, Trentino Mondovì 1-3 e riposa il Montecchio. Beati loro che si riposano, andiamo a vedere qual è la classifica. Sì, ha riposato il Montecchio, sì sì, Pietro Mosella, confermiamo. Ah, sì. Sì, beati loro che riposano. Bene. No, che invece era, aveva vinto. Caspia, sarà, aveva sentito Mondovì, che sarà una trasmissione tosta perché Pietro Mosella stasera è sceso sul piede di guerra e ha anche dissotterrato il Tomaiac della pace. Andiamo a vedere la classifica che deriva da questa giornata. Mondovì 43, Chieri 42, Marignano 41, Cuneo 40, 39 punti, Millennium Brescia, Trentino 35, Soverato e Collegno appaiate a 32, Ravenna 27, Club Italia Crai 25, Zambelli Orvieto 24, Baronissi 20, Montecchio che ha riposato 17, Perugia 14, Olbia 12, Marsala 7, Volalto Caserta 6.
A questo punto dobbiamo scegliere, io metto subito le carte in tavola, io sono filo società, filo presidente, filo coach, ritengo che i momenti difficili nell'arco del campionato vengono sempre e là bisogna vedere la solidità di un establishment, di un... Sì, qua no, perché Giorgia e Veronica amano bloccare i tipi simpatici, belli, alti e intelligenti e quindi vedo che è arrivata già su WhatsApp. No, le ho pregate in ginocchio al bar se si faceva una foto con me. Dicevo appunto che secondo me in questi momenti che bisogna essere duri, compatti, uniti, perché capita sempre che si possa perdere. L'altra campana, quella che si sente per la strada, che si sente tra i tifosi, magari ce la dice Pietro, non prima di averci detto se è stata una brutta o una bella sconfitta quella di stasera. Ma bella non è stata sicuro, perché poi alla fine non si è raccolto nessun punto e quindi bella non è stata sicuro. Tra l'altro questa, se non erro, è la quarta sconfitta consecutiva in casa e la sesta nelle ultime 8 partite, quindi certificata una crisi di risultati sicuro. Peccato perché obiettivamente dopo quel primo set rimontato e vinto al photo finish pensavo che magari potesse dare la carica alla squadra, invece poi dopo aver perso il secondo il rammarico più grande probabilmente rimane nel terzo, dove il Soverato era avanti 17-11, si è fatto rimontare, ha perso il terzo set e poi nel quarto obiettivamente è diventato tutto più difficile, perché poi psicologicamente è diventato difficile per la squadra rimontare, perché una squadra in difficoltà, con le spalle al muro, che ha necessità di ribaltare il risultato, poi diventa tutto più difficile. Sicuramente è innegabile che ci sia una crisi. Allora sentiamo subito Giorgia, che oltre ad essere una bravissima giocatrice ha anche un bel nome. Cosa sta succedendo, o meglio, cosa potete dire voi giocatrici al pubblico che comunque vi segue con grande affetto? Guarda, se sapessi giustificare tutto questo, forse avremmo già risolto il problema. Sicuramente è un periodo, un momento difficile per noi. Avevamo ritrovato il risultato quando siamo andati a giocare a Marsala e lì avevamo ritrovato il nostro gioco e quello che siamo come squadra e quello che abbiamo dimostrato a inizio anno di poter fare. In questo momento siamo in netta difficoltà a livello psicologico e secondo me serve fare risultato non tanto per la classifica, ma proprio per il morale. Non è facile quando si è in questi momenti e non riescono le cose, magari le cose più semplici vengono meno, magari troppa tensione, l'ansia di fare il punto, sono tante cose che mentalmente ti mettono in difficoltà. Allora, sentiamo anche Veronica, perché appunto cosa sta succedendo? Condividi questa analisi di Giorgia? C'è da aggiungere qualcosa anche in base alla tua esperienza negli anni? Ma io condivido con quello che ha detto Giorgia, in questo momento ci serve fare il risultato per il morale, se viene il risultato viene anche di conseguenza quello della classifica, però in questo momento ci serve il risultato per fare morale, per tirarci su e creare magari una striscia positiva per il futuro. Veronica, però il Millennium Brescia non era certo un avversario facile, viene da 6 vittorie consecutive, correggimi se sbaglio, 8, ecco, quindi voglio dire, certamente voi avete messo anima e cuore, soprattutto in quel primo set, però certamente l'avversario che avevate di fronte non era facile da battere. Sì, naturalmente noi siamo partite bene e quindi quando si parte bene le aspettative sono tante. Loro venivano da un inizio campionato non bellissimo e hanno iniziato a giocare, hanno cominciato a trovare morale, perché è così quando si vincono le partite in rimonta, quando si crea la giusta carica in squadra, le cose vengono più facilmente. Noi abbiamo passato un periodo dove abbiamo preso la prima sconfitta in casa, e lì ci siamo rialzate subito perché abbiamo vinto a Marsala, solo che adesso comincia a diventare difficile, perché noi sappiamo che in casa possiamo dare tanto, soprattutto per il pubblico e per le persone che ci seguono. E in questo momento dobbiamo unirci e devo dire la verità, oggi eravamo molto positive, eravamo cariche ed eravamo pronte ad aiutarci a vicenda in qualsiasi momento. Purtroppo a
adesso fare miracoli durante le partite non è semplice, recuperare le partite quando sei sotto o quando stai vincendo di tanto e ti recuperano mentalmente, siamo in difficoltà. La positività della squadra c'è e ce la stiamo mettendo tutta per uscire da questo tunnel. Pietro, per analizzare questa partita vorrei farti due flash che io ho visto da tifoso durante il match. Un momento in cui a causa di un errore coach Barbieri ha dato un colpo con la sua cartellina sulla panchina e un altro momento in cui gli avversari, era un momento difficile per loro, hanno fatto un ace casuale secondo me e coach Mazzola è andato dalla giocatrice e gli ha detto mi hai fatto battere il cuore e hanno sorriso tutte e due. Questi possono essere aspetti psicologici come dicevano Veronica e Giorgio? Che sicuramente ci sia un po' di tensione è normale perché i risultati non arrivano e quindi inevitabilmente c'è tensione nella squadra. Sappiamo che le aspettative erano diverse, quindi non ci dimentichiamo che adesso Soverato è settimo a pari punti con Collegno, quindi potenzialmente potrebbe addirittura essere ottavo. Adesso tra l'altro mercoledì si va a far visita alla prima in classifica a Mondovì, quindi non è facile. E il problema adesso, come diceva Giorgio, è più mentale, perché adesso c'è questa necessità, questo tra virgolette obbligo di dover fare il risultato per invertire la rotta, allora tutto diventa più difficile. Oggi a tratti secondo me si è visto paradossalmente un buon Soverato, anche con Barbieri, spettacolare, anche con Barbieri nel post gara commentavamo questo, consideriamo che di fronte c'è una squadra che è in salute, una delle più in forma del campionato, oggi ha racimolato la nona vittoria consecutiva, cioè 9 vittorie consecutive sono tante. E quindi c'era di fronte una squadra in forma, il Soverato comunque ha tenuto testa, forse nel quarto set è sembrato più scarico ma negli altri è rimasto in partita, poi quando ci sono dei set tirati gli episodi possono anche invertire la rotta, però ad onor di cronaca bisogna dire anche che obiettivamente il primo set Brescia ce l'aveva in tasca perché era avanti 19-23 e il Soverato ha fatto break di 6-0 e ha vinto 25-23. Quindi alla fine questo è un discorso, cioè un po' con la coperta corta, come si suol dire, perché vale per uno e vale per l'altro. Infatti, l'unica cosa che credo io è che in questi sport di squadra si vince tutti insieme, ma si perde tutti insieme. Si vince società, staff tecnico e squadra, si perde società, staff tecnico e squadra. Quindi bisogna essere e tifosi ovviamente, che secondo me comunque non stanno facendo mancare il loro apporto. Quindi bisogna vincere tutti insieme, ma nei momenti di difficoltà bisogna essere uniti. Perché se no potrebbe risultare troppo facile magari quando si vince dire questa è bravissima, quella è meno brava, e poi quando si perde magari ricade la colpa con uno piuttosto che con un altro. Credo che i meriti vadano distribuiti nelle vittorie e anche nelle sconfitte. E a questo punto, ricordando i parziali 25-23, 22-25, 23-25, 18-25, vedo che avete quel foglietto magico che dà lo scout, eccetera. Io volevo chiedere, dall'alto della mia ignoranza, mi è sembrato che la Bertone abbia fatto parecchi muri. 7, se non vado errato. Non è una cosa ottima negativa. Partita a muro di Serena, che è chiuso con 12 punti e 7 muri. E poi, proprio perché ce l'abbiamo qui, analizziamo i numeri di Giorgia. In ricezione un altissimo 82% di positiva e 62 di perfetta, Donà anche 71 di positiva e 50 di perfetta, Gray 68 di positiva e 47 di perfetta. Uno però potrebbe dire allora come mai si è perso? Perché la pallavolo ci sono tanti fondamentali e tanti elementi che si devono andare a combinare. E Veronica quando è entrata ha dato il suo contributo anche morale. Ovviamente poi nel quarto set è entrato in un momento difficilissimo, sì, dove il set era quasi ormai compromesso, quindi risultava tutto più difficile. Però un commento sui numeri, credo sulle statistiche lo possano dare meglio loro, perché sono allora, sicuramente più competenti di me. Partiamo da Veronica che nel pre-trasmissione, che qui appunto ci prepariamo, c'è il trucco, il parrucco, eccetera, si leggeva lo scoutman, perché lei non ha bisogno né di trucco né di parrucco, è già bellissima. Cosa hai dedotto dallo scoutman, Veronica? Dallo scout? Ho dedotto che le nostre percentuali, come al solito, sono alte. Anche la scorsa partita erano alte, in ricezione soprattutto. Ci manca magari quello spiglio in più, il mettere la palla per terra nei momenti decisivi.
Perché i numeri sono alti, però con i numeri non ci si fa E anche perché non è che sono alti solo oggi. L'altro giorno Pietro Moselle, in un vano tentativo di spiegarmi qualcosa, mi ha fatto vedere altri scout ed era sempre così, percentuali altissime. Volevo Oggi è migliorata anche la fase di battuta, perché ci sono stati meno errori rispetto alle partite precedenti, quindi è un altro dato importante. E poi volevo chiedere, nel calcio non potrebbe succedere, ma tra voi donne e nella pallavolo, che mi sa che ha uno spirito filosofico differente, le avversarie si sono fatte il selfie, hanno gridato, sono state contente della vittoria, hanno festeggiato. Se capitava nel calcio, le dicevamo andate negli spogliatoi e festeggiate in silenzio. Giorgio, è molto meglio del calcio la Beh, pallavolo. devo dire, ma non faccio il paragone perché secondo me dipende poi dagli ambienti. Secondo me vincere assoverato non è facile. Chi viene assoverato sa che deve affrontare non solo una squadra, ma un ambiente che non è facile. Il pubblico e comunque le partite sono sentite. Oggi era una partita non facile a livello mentale perché era punto a punto. Purtroppo mentre prima riuscivamo a recuperare e chiudere i set, adesso ci fa quasi paura quando siamo in vantaggio. Non abbiamo la freddezza e la lucidità magari di chiudere le partite o i set, così come però abbiamo recuperato il primo set che non lo facevamo da tantissimo tempo, era quasi vinto per loro. Quindi noi insieme abbiamo fatto un filotto di 6 punti, di 6 break, abbiamo vinto il set. Quindi ci sono dei lati positivi che sono usciti oggi e i dati parlano. Naturalmente ci sono dei fondamentali dove dobbiamo migliorare, sappiamo che possiamo migliorare, però lo dobbiamo fare tutti insieme. E allora, visto che c'era il nostro collega Pietro Mosella a sentire le impressioni del dopo partita, noi guardiamoci questo bel servizio a partire dalle interviste fatte ai rispettivi coach, quindi Barbieri per la Volley Soverato e Mazzola per il Brescia. Andiamo a vedere il servizio. Coach Enrico Mazzola, arrivano 3 punti importantissimi, pesanti qui a Soverato per il suo Millennium Brescia, che rimane nei piani alti di questa classifica. Una vittoria per 3-1. Avete reagito bene a quel primo set in cui eravate avanti 19-23, l'avete persa al photo finish. Sì, complimenti alle mie ragazze. La partita che sapevo sarebbe stata così perché il campo di Soverato è un campo difficilissimo. Soverato è in un periodo di crisi, diciamo che ha inanellato un po' di sconfitte, ma non di brutte prestazioni. Quindi sapevo che la partita sarebbe stata molto complicata qua da loro e quindi era necessario fare un'ottima prestazione. Abbiamo fatto veramente una buona prestazione, soprattutto in fase di contrattacco. Abbiamo toccato tantissimo i palloni dei due attaccanti principali, Gray e McMahon, e subito all'inizio anche Murato qualche primo tempo. Quindi io direi che la partita è stata interpretata dalle ragazze molto molto bene. Un Brescia che non si è disunito in una fase difficile del terzo set, dove era sotto 17-11, la squadra però è rimasta calma, ha continuato a giocare, è riuscita a rimontare e chiudere al photo finish il parziale. Forse quello è stato il set chiave, perché poi andando avanti 2-1, anche mentalmente la partita è girata. Ha detto tutto giusto. Dobbiamo imparare però a gestire meglio le varie situazioni della partita. Se quella situazione della partita lì l'abbiamo gestita molto bene, cioè la fase di recupero, siamo rimasti calmi e siamo riusciti nel nostro intento di recuperare, ma molte volte non è già la seconda o terza volta che non riusciamo a gestire alcuni vantaggi. E questo è grave in partite difficili come queste. Questa volta ce l'ha Soverato, ce l'ha perdonato, altre volte non dobbiamo più sbagliarlo. Arriva con oggi la nona vittoria consecutiva, se non erro, per Brescia. Dove può arrivare questa squadra? Sinceramente non ci eravamo posti nessun tipo di obiettivo di classifica, primo posto, cose del genere. Noi giochiamo ogni partita con questa intensità. La mia richiesta con le ragazze è stata quella di giocare ogni singola partita con il massimo dell'intensità agonistica possibile. Poi indubbiamente stiamo lavorando bene in palestra, purtroppo questi ritmi di campionato non ci permettono di allenarci molto. E allora ci dobbiamo limitare molte volte, ad esempio nei prossimi 15 giorni, a fare un lavoro prettamente tattico in preparazione solo del prossimo avversario. Adesso noi da domani cominceremo già a lavorare per Cuneo.
Coach Barbieri, arriva la terza sconfitta consecutiva per il Volley Soverato che cede 3-1 in casa al Millennium Brescia. Una partita altalenante, rocambolesca per certi versi. Un Soverato che recupera da 19-23 nel primo set, vince e va a condurre 1-0, poi si fa rimontare nel terzo avanti 17-11, si fa rimontare e poi chiude nel quarto in affanno. Sì, no, fino a 17-11 del terzo set penso che sia stato un ottimo incontro. Abbiamo giocato bene, il secondo set hanno vinto loro, però lì eravamo in partita. Da quel punto devo dire che veramente è entrato una situazione psicologica e fisica anche, perché devo dire che abbiamo avuto veramente un crollo esponenziale da quel momento, ecco, perciò sicuramente fino lì avevamo fatto bene, c'era rammarico per il terzo set che sembrava già in dirittura d'arrivo, però complimenti a loro che non hanno mollato, ecco. Come ho detto, è una componente sia psicologica che adesso in questi momenti decisivi stiamo un po' pagando, ne è evidente il primo set, e devo dire che loro hanno avuto una tenuta fisica sulle azioni di continuità importante, perché si sono giocate azioni lunghe, devo dire che il quarto set li hanno vinte tutte loro, perciò questo è merito loro. Un Soverato che probabilmente in questo periodo del campionato paga anche questa tra virgolette ansia da risultato, il dover ricominciare a vincere avendo inanellato praticamente 6 sconfitte nelle ultime 8 partite. Sì, diciamo che fisicamente non stiamo benissimo, ecco, abbiamo qualche acciacco con cui che dobbiamo condividere, e in più è innegabile che queste prestazioni non all'altezza, o comunque questi finali set non all'altezza, un attimino a livello psicologico ci hanno condizionato, però dobbiamo continuare a lavorare, perché lo sappiamo che questo è un campionato che poi si decide ai playoff, perciò è lì che dovevamo arrivare in forma, una forma fisica ottimale e tecnica. Certo che logico qualche sconfitta di troppo non fa bene al morale, però dobbiamo tenere duro, rimanere tranquilli, e come abbiamo fatto poi un ottimo girone d'andata, basta magari una vittoria, un set in più vinto per ritrovare il nostro morale, che sicuramente ritroveremo nei prossimi match. E queste erano le interviste del dopogara, perché non dimentichiamoci che la partita è finita alle 7, quindi noi vi stiamo servendo un piatto proprio caldissimo. Volevo partire per quest'ultimo giro di impressioni proprio da Veronica. A questo punto, se non vado errato, c'è Mondovì mercoledì, poi di nuovo in casa con il nostro applauso domenica. C'è la possibilità di darla questa svolta, di invertire questo trend negativo, andando a battere proprio i più forti? Ah, speriamo, noi ce la metteremo tutta come sempre, se viene questo ribaltone è meglio così. Anche perché voi oggi, tu e Giorgia, sono contento che posso dare del tu a queste giocatrici, ci mettete la faccia in un momento difficile, è da professionisti anche venire a parlare di volley quando si perde, perché sennò è troppo facile parlarne quando vinciamo, quindi complimenti anche per questo aspetto del vostro professionismo. Sì, sì, noi, vabbè, si perde, si vince, a prescindere da questo noi la faccia ce la mettiamo sempre, anche perché siamo noi che scendiamo in campo, quindi... Volevo chiedere, quella giocatrice che ti ha abbracciato dell'altra squadra, però non è che ti ha abbracciato, ti è proprio saltata addosso, l'hai tenuta in braccio tu per qualche minuto, siete molto amiche, chi era? Sì, 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 lei giocavamo insieme tanti anni fa a Busto Arsizio e da lì siamo sempre rimaste... E questo è importante, sì, perché sì, si sì, creano sì, anche dei legami. Pietro, però mi pare di capire che dalle dichiarazioni del coach Barbieri che l'obiettivo rimangono i play-off, anzi è un tassello importante questo, bisogna cercare di raggiungerli, ma la Volley Soverato però continua a essere azzoppata perché manca questa benedetta palleggiatrice. Seconda palleggiatrice. Allora, sull'obiettivo play-off credo che il Soverato non possa prescindere da quello, perché come ha sempre ribadito anche il presidente Matozzo, sia inizio stagione che nel corso della stagione, Soverato deve ambire a fare un campionato di vertice, quindi da lì non si può prescindere, quindi penso che entrare nei playoff sia l'obiettivo minimo, altrimenti non stiamo qui a parlare, perché significa che abbiamo sbagliato tutto dall'inizio. Per quanto riguarda il mercato, il Soverato ha solo una palleggiatrice in organico in questo momento, quindi so che sta lavorando sul mercato, l'ha garantito anche il presidente Matozzo, per arrivare ad acquistare un'altra palleggiatrice per tornare in 12, perché sappiamo che sennò diventa tutto più complicato, però il mercato di gennaio è un mercato molto difficile,
perché ci sono poche operazioni che ogni società può fare, e sappiamo che chi ha le giocatrici importanti a gennaio è difficile che se ne voglia privare, quindi è una situazione in evoluzione, però è difficile. Sicuramente il Soverato deve completare il roster, perché rimanere in 11 sarebbe un rischio, visto anche le numerose partite che ci sono, turni infrasettimanali, perché noi adesso stiamo commentando questa partita, però ricordiamo, diamo uno sguardo al calendario. Dopo, fra tre giorni si gioca a Mondovì in campionato, turno infrasettimanale, si torna in casa domenica con Baronissi, mercoledì prossimo si torna a Mondovì per i quarti di finale di Coppa Italia, e domenica l'altra domenica ancora arriva Cuneo al Soverato. Quindi ci sono quattro partite in due settimane, tutte partite difficili, quindi ci sarà bisogno dell'apporto di tutti. E quindi Giorgia, quale sarà l'approccio come comunicazione anche ai tifosi che continuano a cantare, a sostenervi, cioè, di questo momento di quattro partite che potrebbe diventare veramente importante? Beh sì, dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto oggi, cercare di liberarci un attimino la mente e di pensare ad ognuna di noi e alle nostre potenzialità, è quello che abbiamo dimostrato di essere come squadra inizio anno. Naturalmente non ci aspettano delle partite facili, però in questo momento bisogna fare qualcosa, bisogna unirsi, lavorare insieme e cercare di prendere il meglio di tutto quello che c'è in questo momento di negatività. Anche perché mi sa che il pubblico del Palascoppa aspetta voi per essere trascinato, dovrebbe essere i tifosi poi a trascinare, ma nel momento in cui le cose andavano bene nel primo set si è ritrovato quel grande calore che è caratteristica del Palascoppa, quindi avete questo compito di trascinarci. Sì, diciamo che oggi ero contenta perché il pubblico ha dato il suo sostegno, nonostante venissimo da delle partite perse, hanno dimostrato l'attaccamento a questo sport, e siamo dipendenti da loro come loro sono dipendenti da noi, e quindi niente, continuate a seguirci, noi ce la metteremo tutta. E L'affetto degli ultras, non so se Pasquale Lentini riesce a fare questo eccezionale primo piano. Io ero un ultras da giovane, ora guardo gli ultras, però abbiamo l'autografo di... Sono al contrario. La devi girare. Ecco, comunque hanno scritto sulla mano, e tutti gli ultras sono con voi, e non solo, tutti i tifosi. Pietro, dai un pronostico. Il nostro regista mi sembra che aveva fatto un pronostico della partita di oggi. Ora rispondigli con un pronostico. Innanzitutto, a proposito di regista, Mosella, saluto Sasai Apello. Finalmente uno che è riuscito a mettere in riga Antonio Mauro. Grande Sasai Apello. Finalmente la squadra completa è Antonio Mauro, Sasai Apello, Alessandro Firano, Pasquale Lentini, Anton Luca Franco. Sono tutti e là. Antonio Siciliano, che invece era al palazzetto con me insieme a Luca Franco. Quindi saluto tutti, in particolare Sasai, faccio i complimenti. Poi ci spiegherà come ha fatto a mettere in riga Antonio Mauro, che è stato sempre un po' anarchico. Stai in questi, cercando di svicolare per non dare i pronostici. I pronostici sai che non li do mai. Penso che la partita di mercoledì sia una partita dove gli stimoli verranno da soli, perché affrontare la prima della classe dà sempre degli stimoli particolari, quindi sotto questo profilo credo che la squadra non abbia problemi. Sarà una partita molto difficile, Mondovì è in formissima, ieri ha vinto 3-1 nell'anticipo a Trento su un campo difficile, quindi sarà una squadra molto diversa dall'andata. All'andata il Soverato vinse 3-0 con tre parziali tirati, però all'andata è anche vero che Mondovì non aveva le due centrali titolari, quindi non è una giustificazione, perché il Soverato meritò di vincere, però giocare senza le due centrali titolari con una di un altro ruolo adattata al centro non è mai facile. Adesso è una squadra completamente diversa, guidata da un ottimo allenatore, esperto della categoria come Del Matti, quindi è una squadra che ha degli elementi giovani interessanti, degli elementi esperti della categoria, una la conosciamo bene pure noi, che è Ilaria De Michelis in regia, che l'anno scorso è stata qui, quindi sarà una partita molto difficile. E allora, dove siamo? Però il Soverato ha nelle corde le potenzialità per andare a Mondovì e fare una bella partita e magari raccogliere anche punti. Certamente, Veronica. È quello l'auspicio che è di tutti. Il coach Barbieri vi metterà sotto torchio, perché agli allenamenti vi fa praticamente sudare. Sì, sì, infatti, quindi cercheremo di preparare questa partita al meglio e portare una svolta anche sia per noi mentalmente che per il nostro pubblico, per avere ancora più tifosi a nostro seguito. E a questo punto, Giorgia, so che c'è qualcuno che ti guarda in regia, lo possiamo salutare magari se la regia ti inquadra. Sì, lo saluto io, cerca fuori, lo saluto. Salutiamo ciao, papà, che
vieni ogni tanto a vedere le partite, eh? Di tanto in tanto. E allora, se si allarga l'inquadratura, noi abbiamo questa consueta abitudine, ormai ne parlerete nello spogliatoio, dice andiamo in quella trasmissione di pazzi e ci fanno mandare tutti in pubblicità inquadrando Giorgia Caforio e Veronica Taborelli, che insieme a Pietro Mosella ringraziamo. No, Pietro Mosella... Per cavalleria facciamo fare pubblicità, la facciamo andare a Giorgio e a Veronica. Sì, allora inquadriamo tutte e due. E comunque vi ringraziamo perché siete professioniste, brave e soprattutto le ragazze simpatiche. Ci sopportate. Grazie. E quindi dove andiamo ora? Andiamo in pubblicità. Meraviglioso. Struttura accogliente, professionale e innovativa. È il centro medico polispecialistico Med Center. Autorizzato dalla Regione Calabria, offre servizi di medicina dello sport, cardiologia, fisiochinesi terapia, riabilitazione, ecografia, ortopedia, fisiatria. Il personale medico è specializzato per ogni settore e gli strumenti diagnostici sono il top della tecnologia. Al Med Center il paziente ha tutte le attenzioni possibili. Centro medico polispecialistico Med Center a Satriano Marina, uscita Soverato Sud, via del Progresso 4. Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 allo 0967 530337. Med Center, esperienza e tecnologia al servizio della salute. www.medcentersalute.it. Ogni giorno è un giorno buono per tentare la fortuna. Da Planet Win 365 ogni giorno puoi fare le tue scommesse sportive, navigare in internet, ricaricare il telefonino, fotocopie e fax. Planet Win 365 è anche centro elaborazione dati e money transfer. Tenta la fortuna e approfitta dei nostri servizi per ogni esigenza. Planet Win 365, soluzioni a portata di mano. Via Monfalcone 6, Soverato, Catanzaro. Eccoci Stefania, ti faccio subito un assist perché sono cambiati gli ospiti e soprattutto è arrivato il nostro Cristiano Ronaldo Lionel Messi in un colpo solo. Sì, abbiamo con noi, come ogni domenica, ormai da 16 edizioni, Fausto Varano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Grondante di entusiasmo, Fausto. Stasera è troppo concentrato, capisci? Perché era dietro le quinte a controllare tutti i risultati della classifica e lui è così. E io do il benvenuto ad Antonio Mirarchi, portiere della Serrese. Ecco, buonasera ed ben ritrovato, perché non è la prima volta che sei nei nostri studi, esatto? No, no, non è la prima volta. Buonasera a tutti. E buonasera e ben ritrovato al mister Antonio Manno. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Mister Antonio Manno, un amico, la nostra trasmissione è anche un amico personale e quindi a lui e all'altro Antonio chiediamo subito che calcio è questo che stiamo vivendo a livello dilettantistico rispetto a qualche anno fa? È migliorato o è peggiorato? Senza poi andare a dilungarci troppo, ma giusto per dare un primo flash. Ma io cerco di guardarlo dalla mia finestra. Qualcosina di meno c'è, dal punto di vista tecnico c'è un po' di carenza, probabilmente ci stiamo, come dire, orientando più su quella che è la parte atletica, la parte fisica, trascurando un po' quelli che sono i fondamentali, però è ovvio che non bisogna buttare via niente, i paragoni sono sempre difficili. Bisogna, secondo me, poi è il mio punto di vista molto modesto, io affronterei il futuro
più con dedizione alla parte tecnica. E invece Antonio, dal tuo punto di vista, che è un giovane calciatore, però già con una certa esperienza. Secondo me non è più il campo di una volta dove andiamo la domenica e ci divertiamo, è tutta un'altra cosa. Ogni domenica un episodio che penalizza, poi ti passa, ogni domenica passa sempre di più la voglia di giocare. E meno male che c'è domenica gol, perché riprendi il comando, esatto, Stefania. Esatto, no. Su questa cosa però volevo far intervenire di nuovo mister Manno, perché a prescindere da quello che dice, che è molto importante, è anche vero che nel calcio si sono perse quelle risorse economiche che prima erano il volano, quindi mancano le infrastrutture, mancano le risorse economiche, e questo poi crea è un cane che si morde la coda, no? Sì, questo è ovvio che in questo periodo, che mi auguro che non sia lungo, tutto questo che avete detto voi è Vangelo, no? Però non bisogna accampare questo tipo di scuse, perché quando si vuole, quando c'è la volontà, quando c'è la passione, si trovano difficoltà, però vengono anche superate. Io non sono giovane né sono troppo vecchio, sono una via di mezzo, ma noi giocavamo in mezzo alla strada. Oggi la strada manca, oggi si parla solo di terreno che deve essere ben livellato, di erba di tante qualità. Queste sono cose importanti che vanno anche addizionate, però come diceva l'amico, manca pure una certa volontà. E le difficoltà economiche sono un po' ovunque, anche in Serie A. Il Benevento, se avesse più solidità, diciamo che il passo sino a questo momento era diverso, però bisogna fare di necessità virtù. Perfetto. Certo, e intanto iniziano ad arrivare i primi SMS e iniziamo noi con il calcio, partendo dalla Serie D con i risultati e la classifica. Eccoli che arrivano contemporaneamente. È la 19ª giornata, Bolitana e Palmese rimangono sullo 0-0, 0-1 Isola Caporizzutter Colanese, Nocerina Messina pareggiano con questo 2-2, Paceco Vibonese 0-1, Portici Roccella 2-1, Acireale Palazzolo pareggiano con lo 0-0, Cittanovese rimangono sullo 0-0, Cittanovese è un pareggio, un 1-1 con il Jebison, Gela Troina 2-1, San Cataldese e Gea Virtus 0-1. E questo risultato mi colpisce, ora andiamo a vedere la classifica. Troina 44, Vibonese e Gea Virtus 37, Nocerina 35, Ercolanese 33, Acireale 32, Gela 28, Cittanovese 27, San Cataldese 26, a 24 punti un trio, Gelbison, Messina e Portici, Palazzolo 22, Roccella 19, Bolitana 17, Palmese 16, Isola Caporizzuto 7, Paceco ugualmente 7, Fausto, crisi del Troina, ha soltanto 7 punti di vantaggio. Allora, io intanto risaluto, perché per un mio errore avevo il microfono spento, quindi buonasera di nuovo a tutti, un saluto ai nostri telespettatori, un augurio al nostro regista Sasà Iaperlo, che in questa settimana ha fatto gli anni, quindi ecco perché probabilmente ha messo a posto ad Antonio Mauro, se non lo domandava Pietro Mosella. Un'annotazione su questa classifica: purtroppo dobbiamo dare un punticino in meno alla Palmese, che ha avuto un altro punto di penalizzazione, da 5 sono diventati 6 i punti di penalizzazione della Palmese, quindi la Palmese ha 15 punti anziché 16. E certo, il Troina ha perso questa partita tutto a vantaggio della Vibonese, che è andata a vincere in casa dell'ultima in classifica e adesso si è portata al secondo posto, resta al secondo posto insieme all'Igea Virtus, però ha accorciato di 3 punti, sono 7 i punti di stacco. Lo dicevamo in altre trasmissioni, che lo abbiamo sentito anche dalla voce degli interessati, la Vibonese mira direttamente a poter conquistare la promozione diretta. Mi pare che... E intanto sì, dovremmo avere al telefono il collega del Quotidiano del Sud, caporedattore Roberto Saverino. Buonasera e ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti, anche agli amici sportivi all'ascolto. Siamo sull'attenti, Roberto. Allora, questo Troina che perde, la classifica come si muove? La classifica resta sempre a vantaggio dei siciliani, però...
La Vibonese non molla, ha vinto questa partita soffrendo, e il vantaggio resta comunque consistente, 7 punti, e però come dicevate voi la Vibonese vuole questa promozione e delle squadre che inseguono secondo me è quella meglio attrezzata economicamente per poter reggere l'urto e eventualmente anche regalarsi un colpo nel mercato professionistico qualora dovesse servire. E invece Roberto, destino segnato per Pacheco e Isola Caporizzuto? Sì, secondo me sì, anche se mi dicono che il Pacheco ha preso dei nuovi giocatori che solo per motivi di tesseramento non hanno potuto giocare oggi. Però mi dispiace per l'Isola, ma sembra tanto, l'abbiamo detto diverse volte, sembra tanto il Sersale dell'anno scorso. Aspettavamo questa partita odierna per capire se ci sarebbe stata la svolta, francamente. Non vedo speranze per la squadra crotonese. Se si vince una volta in 19 partite, la tua sorte è segnata. E mi dispiace, ovviamente. Roberto, ma mi pare che anche la situazione di Roccella e Palmese è un pochettino difficile, perché addirittura il Roccella, avendo perso la partita di oggi con il Portici, e bisogna già cominciare a guardare quello che sarà la classifica avulsa, e quindi due sconfitte con la squadra campana. Sì, la sconfitta di oggi secondo me è pesantissima, perché torna di nuovo come prima il distacco dalla zona salvezza. Anche un pari sarebbe tornato utile. Tra l'altro, come dicevi tu, c'è anche il discorso degli scontri diretti. Questo Portici ha preso 6 punti negli scontri diretti, il Roccella paga sensibilmente quelle sconfitte maturate nel girone di andata in casa con Portici e la stessa Gelbison. Sono dei punti pesantissimi che si pagano nel ritorno, infatti lo stiamo vedendo. Comunque sembra che la Palmese stia cercando di migliorare, anche se ha qualche punticino di penalizzazione in più. Ha vinto domenica scorsa, ha pareggiato oggi in trasferta. Ecco, per esempio, a differenza del Roccella, per esempio la Palmese avrebbe il vantaggio dello scontro diretto. Sì, la Palmese, se non fosse per la penalizzazione, sarebbe in piena corsa salvezza. Diciamo che sta sfruttando appieno il calendario, che in questa fase non è complicato, tanto che all'andata fece 9 punti nelle prime 4 giornate. Certo, se dovesse vincere domenica con il Pacheco darebbe un ulteriore scossone alla propria classifica, quantomeno per alimentare le speranze di salvezza diretta, anche se ad oggi sappiamo che il distacco è enorme. Deve sfruttare le prossime partite, perché sono degli scontri diretti che non si possono fallire. E se oggi sarebbe già quasi a rischio, perché ci sono proprio 7 sì. punti di svantaggio con la sest'ultima. Va bene Roberto? Benissimo. Roberto, noi come al solito ti ringraziamo e invitiamo tutti i nostri telespettatori a seguirvi sul Quotidiano del Sud, perché insomma ritengo che sia un giornale che merita e che abbia un modo di raccontare le cose che personalmente mi piace. Grazie, molto gentile, mi fa veramente piacere, cerchiamo sempre di migliorare. Grazie a voi, un buon proseguimento a tutti. Buonasera Roberto, ciao. Ciao Roberto, domenica ciao. Prossima. Quindi tornando a questa Serie D, io coinvolgerei mister Manno chiedendogli un parere su questa classifica, se è d'accordo con Fausto e Roberto. E magari facendogliela vedere, perché così è più sì, facile. Sì, diciamo che tutto sommato non c'è poco da aggiungere. C'è un po' di rammarico, no? Perché purtroppo le calabresi in questo momento non danno una grande, come dire, non c'è grande fiducia, però vedere l'Isola, Palmese, Roccella, voglio dire, ti fa male vederli, perché mi riallaccio al discorso che facevamo prima. È triste, perché questi qua sono vetrine dove hanno fatto sempre calcio, cittadine dove il calcio è stato sempre a certi livelli. Se cadiamo pure in questa categoria c'è poca speranza, voglio dire. Antonio, invece secondo te la Vibonese ha qualche speranza di acciuffare il Troina? Secondo me, per come è partita la Vibonese, sempre dipende dal Troina quello che va a fare, se fa qualche passo falso. Poi non so se c'è lo scontro diretto. E questo sì. Chiedi, Fausto lo sa. C'è quando? Anche... c'è lo scontro diretto, che dovrà essere ancora diciamo a metà del girone di ritorno. Quindi poi da là magari più o meno. Io spero di sì, preferisco la Vibonese.
Tifiamo Vibonese. Fausto, sulla Serie D abbiamo detto tutto? Sì, sì, credo di sì. È esattamente alla settima giornata, il 18 febbraio, ci sarà lo scontro diretto a Vibo. All'andata la Vibonese pareggiò 0-0 in Sicilia, quindi da questo punto di vista sì, ci potrebbe essere lì la svolta, però dipende, sapete, ogni domenica è a sé stante, ogni partita ha una storia a sé. Se la Vibonese continua, anche se oggi per esempio, come diceva Roberto, ha avuto difficoltà a vincere contro l'ultima classifica, vediamo, questo pare che si sia rinforzata, male per la Palmese che la deve incontrare domenica prossima. Le squadre delle altre regioni sono sempre quelle più attrezzate, però, Fausto, in ogni campionato di Serie D accade questo. No, non è esattamente così, perché effettivamente le squadre... Sei categorica, Stefania. Eh? Stefania è categorica. No, perché ho visto tutta molte squadre siciliane, no? Che purtroppo noi siamo abituati a soffrire. Il discorso è questo, noi siamo abituati a soffrire. E d'altra parte noi abbiamo una regione piccola, abbiamo un solo girone di eccellenza. Per esempio già nel Sicilia, in Campania, nel Lazio, nella Puglia ci sono due di gironi, quindi ne mandano sempre di più squadre. Già noi dobbiamo salvarci, poi quando avviene come l'anno scorso che abbiamo tre retrocessioni, per fortuna ci sono stati i ripescaggi, perché quest'anno noi avremmo avuto soltanto due compagini nella Serie D. È chiaro che poi a contatto con le altre squadre, con le altre realtà, dover andare a fare trasferte in Campania, in Sicilia, non è facile, ecco, quindi... E allora ce l'andiamo a vedere quel campionato d'eccellenza. Vediamolo. Che abbiamo un solo girone, però ce lo godiamo tutto con... Risultati e classifica di seguito, eccoci con i risultati di questa 17ª giornata di eccellenza: Cutro Cotronei 3-2, Locri Reggio Mediterranea 3-0, 0-1 Luzzese Siderno, 0-4 invece per Paolana Scalea, Sersale Amantea finisce con un 3-0 per il Sersale, Trebisacce Soriano 2-1, Aurora Reggio Castrovillari 0-1, pareggio nel Gallico Catona con Lacri ed è un 1-1. E se non vado errato il Cotronei vinceva per 2-0. Vediamo la classifica: Locri 42, Siderno 36, Cotronei 34, Castrovillari 32, Gallico Catona 31, Acri 27, Sersale 26, Trebisacce 24, Cutro 21, Scalea Reggio Mediterranea 20, 19 punti per il Soriano, 16 per la Mantea, 12 per la Paolana, 10 per l'Aurora Reggio e 6 per la Luzzese. Abbiamo servizi qui, Stefania? Abbiamo un servizio che riguarda la gara che si è disputata tra il Cutro e il Cotronei e finisce 3-2 per il Cutro. Ce lo vediamo? Sì. Sono qua con i due mister Parentela e mister Morelli. Iniziamo con mister Parentela. Dunque, l'inizio è stato abbastanza da incubo, non avete mai perso la calma, il Cutro ha continuato a giocare e c'è stata anche veramente moltissima tranquillità e soprattutto fame. E questa è la strada giusta per restare ancora fuori dalla zona play-out, visto che comunque dietro le inseguitrici incalzano, si sono rinforzate e alcune hanno anche una classifica che forse rispetto alle tesi iniziali, però lo Scalea era inaspettata e dunque ci si può immaginare una risalita. Hai detto benissimo tu, intanto buonasera ai telespettatori e complimenti per quello che fate per il calcio dilettantissimo. Hai detto tutto tu, perché comunque la squadra, nonostante avesse fatto due errori, perché alla fine sono stati due errori un po' clamorosi da parte nostra, è rimasta tranquilla e lo ero anch'io, perché sinceramente pensavo ed ero sicuro che avremmo potuto addirittura vincere la partita. Così è stato, così ho detto a fine primo tempo, avevo pronosticato anche la doppietta di Ciccio Morello, che purtroppo è stato espulso e credo che forse l'arbitro poteva evitare quel tipo di provvedimento, però credo che abbiamo vinto la partita meritatamente, perché c'è stata una grande reazione contro una squadra, una signora squadra, con un signore allenatore che forse è la prima sconfitta della sua era, ha fatto qualcosa di importante a Cotronei, e quindi per noi questi punti valgono doppio, perché ripeto, incontravamo una squadra che non è più una sorpresa, una squadra che a mio avviso può ancora lottare, non so ora cosa farà Locri domani, però possono tranquillamente giocarsi le chance con il Locri o comunque attraverso i playoff provare ad andare in Serie D. Quindi è per noi una partita veramente importante, giocata bene, con mentalità giusta, con tecnica, con poche risse. Avete visto, è stato un derby correttissimo, perché comunque la mentalità
dei due allenatori è questa, quella di giocare a calcio, di provare a fare un bel gioco, di far divertire la gente. Nonostante il campo era pessimo, credo che da questo punto di vista ci siamo riusciti, quindi merito credo anche al Cotronei, ma anche soprattutto a noi. Mister Morelli, arriva la prima sconfitta in campionato che non scalfisce comunque quanto è stato fatto fino adesso. La squadra era partita molto bene, forse vi siete specchiati un po' su voi stessi, pensavate che sarebbe stata molto più facile sul 2-0? Allora, comincio col dire che il Cutro ha meritato questa vittoria perché ha avuto più fame di noi, ha avuto più voglia di noi, più cattiveria di noi. Faccio i complimenti. Per quanto riguarda noi, io credo che una squadra, dopo essere andata in vantaggio di due reti, doveva gestire molto meglio la partita. Abbiamo sbagliato proprio la gestione, tant'è vero che abbiamo subito il 2-1 su un nostro errore, dove il portiere ha chiamato palla, non è stata lasciata e poi dopo ha dovuto far fallo un centrocampista e lì si è riaperta la gara. Però al di là di questo ho visto troppi errori di concentrazione da parte della mia squadra, e questo ci deve subito far riflettere e ricominciare a pensare che dobbiamo stare con i piedi per terra. Tutto quello che è stato fatto di buono finora sicuramente non verrà buttato con la sconfitta di oggi, dove ci può, tra virgolette, ci può stare. Non puoi pretendere di poter vincere tutte le gare, assolutamente, però questa nostra gara sbagliata sotto alcuni profili ci deve far riflettere. Su questo dobbiamo ricominciare domenica prossima. Eccoci, ci siamo subito. E Stefania, io sento il solito ronzio nella testa. Abbiamo qualche telefonata? Eh sì, dovremmo avere al telefono proprio l'autore di questo servizio che riguardava la partita Cutro-Cotronei, che è Emilio Lupis di Stadio Radio. Buonasera Emilio. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Buon anno, visto che dovrebbe essere la prima volta che ci sentiamo nel 2018. Ci sei mancato. Hai perfettamente ragione. Commentiamo questa giornata di eccellenza con una vittoria importante, che è stata quella del Sersale con la Mantea, se non erro 3-0? Sì, e il Sersale si conferma questa squadra dal doppio volto, perché in casa è incredibilmente forte. Basti pensare che non hanno preso neanche un gol, e quindi diciamo, partendo da questo, la permanenza, se continuano in questo modo, non verrà messa in discussione. Mentre per la Mantea, come per le altre due cosentine che oggi hanno perso, si fa veramente veramente dura, quantomeno la permanenza, senza passare dagli spareggi in fine stagione. Emilio, ciao. Ciao Fausto, vuoi anche te? Sì, è il direttore di Stadio Radio, ricordiamolo. Senti, io ho sentito qualche voce che si parla che di questa partita a Cutro-Cotronei ci potrebbe essere un ricorso, tu sai qualcosa? No, è stato tutto assolutamente smentito. Un fake. Quindi insomma la partita finisce lì, questa volta al contrario dell'annata quando il gioco davvero ci è stato rigettato. Questa volta si è trattato di uno scherzo di carnevale molto anticipato, visto che manca un mese e mezzo ancora a carnevale, insomma. E comunque il Cotronei, già l'abbiamo già detto, è la prima sconfitta dell'era Morelli, già sta facendo tantissimo, probabilmente non può competere, non può avere la capacità di seguire le due corazzate Locre e Siderno. Ma io non lo so questo, perché comunque Cotronei ha marciato a ritmi importanti, anche perché è una squadra importante. Ieri secondo me c'è stato un duplice fattore: da un lato c'era qualche assenza di troppo, soprattutto nel pacchetto dei centrali di difesa, e il Cutro era affamatissimo e molto sicuro di sé. Io la partita l'ho vista dal bordocampo, ho fatto il bordocampista ieri, e devo dire che Parentela, il coach del Cutro, non ha mai perso la calma neanche sul 2-0. In più vorrei sottolineare, visto che comunque l'aspetto disciplinare spesso conta in questo campionato, che le due espulsioni forse sono state esagerate, che due allenatori sono stati veramente dei signori, non sono mai andati sopra le righe in una partita importantissima per i rispettivi obiettivi, per cui sia Parentela che Morelli sotto questo aspetto meritano un grandissimo applauso. Certo, ma li conosciamo, sappiamo che sono due signori delle panchine, a differenza
di altri che magari si agitano troppo ogni domenica. Senti, il Locri ha avuto vita facile, chiaramente aveva una partita abbordabile, anche se incontrare squadre di bassa classifica non è mai già tutto scontato. Anche questo l'ho vista oggi, ero proprio a Locri. Beh, diciamo che Locri oggi ha avuto molta personalità e ha saputo gestire anche nei momenti di difficoltà, soprattutto nel secondo tempo, e quindi insomma conferma quanto di buono sta facendo fino adesso. Sarà curioso poi vedere come procederà con questo doppio impegno quando si conoscerà l'avversario tra l'Icata o Sant'Agata per quanto riguarda la finale di Coppa Italia. Tra l'altro oggi ci sono stati due momenti da incorniciare: uno è il portiere Galluzzo, che diventa il detentore del record di imbattibilità in eccellenza ed è un under, ha fatto già 730 minuti, 729 minuti di imbattibilità, e Iervasi con il 3-0 ha realizzato il 50° gol con la maglia dell'Otri, e lui è un locrese puro sangue, per cui credo che sono due momenti per la squadra Amaranto molto importanti quelli vissuti oggi. Stai prendendo il posto di Vincenzo Tarcia con i numeri, ricordalo. No, nella maniera più assoluta non sono assolutamente quello. Hai ragione, era una battuta, Emilio. Non si tocca Vincenzo Tarcia. Senti, un'ultima cosa, la Luzzese è ultima in classifica, sembra spacciata, eppure con la prima e con la seconda, sia con il Locri che con il Siderno, oggi ha perso di misura, proprio addirittura con il Locri su due rigori. Dunque, la Luzzese tra l'altro ha fatto degli interventi molto importanti in questo mercato di riparazione. Secondo me oggi ha quasi del tutto abbandonato le possibilità di una rimonta furiosa, quantomeno per la posizione migliore per il play-out. Sì, sono 13 punti. Se domenica, sabato anzi, nello scontro diretto contro la Mantea, non riuscirà a vincere la partita, temo proprio che il campionato della Luzzese di finire qui, vanificando quello che poi è stato fatto nel mercato di riparazione. Perfetto, allora noi ringraziamo il direttore di Stadio Radio, che è anche bordocampista. Sappi che una volta una partita del Soverato Fausto faceva la telecronaca e io facevo il bordocampista, l'abbiamo provato anche noi qui. Diciamo, però non è diventato direttore. Sono poliedrico, dove servo mi metto, ecco, facciamo così. E quindi noi concludiamo come al solito: viva Stadio Radio, perché è una realtà veramente eccezionale, direi a livello nazionale, consentimelo. Grazie, facciamo del nostro meglio e insomma io mando un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima. Arrivederci a domenica prossima, Emilio. Ciao Emilio. Mister Manno, due allenatori, ricordava Emilio, Parentela e Morelli, che non perdono la calma. Quanto è importante nel ruolo dell'allenatore avere un sangue freddo? Diciamo che è un ruolo fondamentale, certo. Non puoi, come dire, svestirti di quello che sei. Però molte volte impondere calma, serenità, specialmente nei momenti in cui c'è da soffrire, penso che una parola giusta, più una parola a favore, non un rimprovero, perché già all'interno del campo, se io sbaglio, è normale che soffro la vicenda. Andrebbe incoraggiato. Poi è una problematica caratteriale. L'allenatore conosce, deve conoscere se può agire o non può agire con un determinato giocatore. C'è un determinato giocatore che ha bisogno di essere stimolato in una certa maniera. Invece ce n'è un altro che, se lo stimoli e sbagli, rischi di perdere quella che è la forza rimasta. Però caratterialmente penso che ci vuole sempre una via di mezzo. E invece Antonio Mirarchi, tu preferisci un allenatore tosto che rimprovera o un buon padre di famiglia? Per me è un misto tra tutte e due. Tanto sono lontano dalla panchina, quindi... Quindi comunque non rischi... No, non rischi di tanto. Perfetto. Sì, allora per quanto riguarda l'eccellenza mi pare di aver fatto... Se Fausto ci dà l'ok. Sì, vi do l'ok, poi magari della pubblicazione dei criteri di promozione e retrocessione ne parliamo nella promozione, appunto, che è lì la parte che dove interessa di più. Ecco. E allora andiamo in promozione partendo dal girone A con i risultati. Eccoli che arrivano rapidamente. Nella 17ª giornata, Frontisilana 2-1, Aprigliano Roggiano
è un 1-1, Belvedere Corigliano 2-3, 1-1 anche per Bruzium Cosenza San Biase, Cassano Rossanese 1-3, Garibaldina Juvenilia 1-2, 3-0 per Olympic Rossanese San Fili e anche 3-0 finisce per Promo Sport San Lucido Fiume Freddo. E mi sa che stasera la partita degli SMS la vince con largo scarto Fausto, sono tutti che parlano bene, sì, di Fausto, ma come fanno? Leggiamo la classifica, promozione girone A, Olympic Rossanese 49. Da Borgia, penso che siano gli ultras del Borgia. Quindi dicevamo Rossanese 49, Corigliano 44, San Biase 37, Rossanese, non l'Olympic, 36, Juvenile 32, Roggiano 29, Silana 25, Provo Sport 24, Aprigliano 20, Bruzium Cosenza 19, Garibaldina 16, San Lucido 13, Cassano 12, Belvedere 9, a 8 punti chiudono San Fili e Fronti, e io non ci credo che abbiamo immagini anche della promozione A. Abbiamo il servizio che riguarda la gara che si è disputata tra Fronti e Silana e si è conclusa con un 2-1 per la Silana. Sei magica. Finisce 1-0 la gara contro la Mendolara, allora il Marina di Schiavonea conquista 3 punti importanti, sicuramente però soffrendo e non giocando come al solito. Allora mister, una vittoria contro un'ottima squadra che era al terzo posto in classifica, ma c'è qualcosa da registrare? Sono d'accordo con te. Ecco, questo ce lo vediamo quando arriviamo alla prima categoria. Siamo stati un po' anticipati i tempi, dai, diciamo così, perché ancora Sasà è in vena di festeggiamenti e quindi non lo teniamo più praticamente. E quindi, però ecco, ora ci ripropone subito la regia e la promozione Gironea. Mi sono dimenticato qual era Stefania. Fronti Silana 2-1. Meno male che Stefania c'è. Oggi la squadra non è proprio scesa in campo, non lo so. Oggi la squadra non è proprio scesa in campo, non lo so dove aveva la testa e questo mi ha deluso moltissimo perché l'approccio alla gara è stato di una cosa vergognosa. Questo ha permesso chiaramente al Fronti di crederci e in effetti ha meritato anche il vantaggio nel primo tempo. Poi nel secondo tempo magari c'è stata una reazione, ma dovuta più per un fatto così di abbassamento del baricentro del Fronti più che altro, che ha fatto sì che poi in effetti la mia squadra è riuscita pure a pareggiare. Però secondo me la sconfitta oggi era meritata veramente, perché la squadra non mi è piaciuta proprio e questo non ce lo possiamo permettere, perché prendere sotto gamba alcune partite, questa è la dimostrazione di che cosa si va incontro. Il Fronte ha fatto la sua onesta gara e mentre la Silana oggi era in vacanza. Ma questa non è una squadra per i playoff, assolutamente. Se uno pensa che la Silana sia una squadra dei playoff, si sbaglia, perché questa squadra rispetto all'inizio del campionato è cambiata di 6-7 undicesimi, la maggior parte sono tutti ragazzi, sono rimasti solo alcuni alcuni giocatori un po' più grandi della prima fase, ma onestamente non è una squadra che può lottare per i playoff. Penso che oggi abbiamo fatto una prestazione straordinaria, il primo tempo in particolar modo abbiamo prodotto tanto e abbiamo legittimato comunque il vantaggio con una serie di situazioni pericolose, tu per tu col portiere in più di un'occasione. Il secondo tempo, sì, come dicevi tu, ci siamo abbassati, abbiamo avuto un pochino di paura e questo non deve succedere. Abbiamo subito il gol commettendo un fallo in maniera ingenua nei pressi dell'area di rigore, chiaramente loro avendo un giocatore come Fabiano in grado di mettere palla dove vuole, hanno pareggiato i conti, però siamo stati bravi a reagire, a ricompattarci e a ripartire nell'azione del secondo gol in maniera impeccabile. Siamo ripartiti benissimo, abbiamo
abbiamo chiuso la partita sul 2-1, a mio avviso comunque meritato per quello che avevamo prodotto soprattutto nel primo tempo. Comunque questo è una vittoria che dà rilancio ai fronti nella lotta per la salvezza e fa sperare insomma il futuro. Guarda, te lo dicevo la volta scorsa, stiamo lavorando, continueremo a farlo, noi ci crediamo, sappiamo che non sarà una passeggiata, sappiamo che ci saranno domeniche difficili, però questo è un gruppo forte, un gruppo di gente che ha dei valori importanti, al di là dell'aspetto calcistico, ma dei valori radicati che certamente fanno la differenza a mio avviso, e questo mi fa ben sperare. Stefania, chi ringraziamo, sì, per questo servizio? Allora, ringraziamo il sito di Interforce che ci fornisce, che ci ha fornito praticamente questo servizio, quindi grazie a Interforce, giusto Fausto? Sì. Perché sono amici di Fausto. Nella persona del nostro amico Francesco. Ecco, io Perdonami se ti devo, volevo farti una domanda, ma io stamattina ero con 98 amici, volevamo venire a Borgia oppure andare in altri campi della provincia, eccetera, ma non si può perché magari ci stanno limiti, chiusure, blocchi. Tu sì, stai portando avanti una battaglia su questo argomento. A Borgia era arrivata anche a Montepaone, mi pare, una cosa del genere, adesso si è arrivati al clamoroso che tutti gli impianti di Lamezia, e voi avete visto queste immagini, erano del Dippolito. Sì. Io non capisco, non so se in questo campo non si può giocare a calcio, non possono esserci gli spettatori, io so che la Lega ci segue, so che Saverio Mirarchi, il presidente della Lega, ha notizie di Domenica Gol, e adesso è un invito che faccio personalmente a lui di intervenire in questa vicenda, perché il Dippolito, il Riga, il Renda, mi pare 5 impianti, anche addirittura quello del Palazzetto, alla Lamezia sono stati chiusi al pubblico oltretutto. Come fa una squadra? Vabbè che non è che naviga nell'oro con le 100 euro che può prendere dall'incasso di una domenica, sicuramente non è questo. Però è anche una cosa illogica nel calcio, andare a giocare in uno stadio vuoto, anche 50 persone che urlano e dicono qualcosa a favore della squadra o contro la squadra avversaria, ci sta tutto nel calcio, ci vogliono. Non è possibile andare avanti in questo modo, quest'anno addirittura è una cosa assurda, sì, la commissione Martino, impianti sta diventando, secondo me, non vorrei usare un termine brutto, ma qualcosa di infelice memoria nel tempo, e non è possibile andare avanti così con il calcio. Già ci sono le ristrettezze economiche, già le società hanno avuto difficoltà, avete visto per esempio l'episodio, la vicenda del Tropea, si è ritirato, alla fine del girone di andata una squadra di prima categoria si ritira dal campionato, adesso non so che cosa è successo, saranno state cose particolari nella società, però fatto sta che una squadra che si ritira, e non era certamente ultima in classifica, aveva la possibilità ancora di potersi salvare, di poter giocare, vuol dire che qualche cosa non funziona, e secondo me, messa insieme al fatto che per esempio per la seconda categoria ci sono solo 5 gironi a fronte degli 8, che la terza categoria è diventata qualcosa di impossibile, dobbiamo trovare tutti quanti insieme di poter fare qualcosa per salvare questo calcio, altrimenti non si va avanti da nessuna parte. Tanto per noi che possiamo chiudere anche la trasmissione, non è un problema, ma io credo che nessun paese può salvarsi non facendo più calcio, perché la gente se ne va in mezzo alle strade e poi i ragazzi non li salvate più in nessun modo. Potremmo fare una trasmissione sul curling, Fausto, casomai la chiudessi. È un bello appello questo di Fausto Varano, però torniamo adesso alla promozione girone A, cerchiamo di commentare e qui questo devi essere rapidissimo, Fausto. Perché ci siamo bruciati tutto il tempo. Sì, ci siamo bruciati il tempo. Allora, sono rapidissimo dicendo che continua la lotta a due tra le due di testa. Il Corigliano ha avuto un pochettino qualche difficoltà a vincere a Belvedere. L'Olimpico continua e quindi anche il Sambiase, che da questo punto di vista è un pochettino incerto, oggi è andato a pareggiare a Cosenza con la Burzum e quindi si è allontanato. Si conferma quello che dicevamo, una lotta a due tra l'Olimpico Rossanese e il Corigliano. Aspetteremo la partita del girone di ritorno, sperando che si faccia un'altra volta a San Vito di Cosenza stavolta. E solo un flash, mister Manno, perché c'era un WhatsApp, possibile che oggi avete criticato Totti, però avete fatto anche amicizia con uno spettatore che ha detto grande rispetto per mister Manno. Mister Manno critica Totti, un flash, giusto? Sì, avevamo questo
come dire, ho avuto pure il piacere io di conoscere questo ragazzo, e lui sicuramente è uno che ama Totti in toto. Io ho detto che secondo me Totti è un campione, ma non un fuoriclasse, perché poi ho citato Baggio e Del Piero. Quindi questo era l'argomento del contendere. Allora Stefano, possiamo mandare un bacio a tutti i tifosi di Totti, perché comunque resta comunque sia un grande calciatore. Rimane un capitano, ecco, abbiamo un remake. Abbiamo trovato nei nostri archivi, uguale, mister Manno, passano gli anni ma è sempre identico. Complimenti mister, il siero della giovinezza. Diciamo che cerco pure di stare un po' in forma con un pizzico di sacrificio, perché sennò... Certo, perfetto. E quindi per tornare a te, certamente Totti è un grande capitano, ma per noi juventini c'è solo un capitano, Alex Del Piero, no. quindi rimaniamo su questa linea. Io parto dal mio modo di vedere e da come sono stato forgiato. Certo. Io penso che è importante, visto che loro sono grandi esempi, sono i testimoni, e devono essere imitati per le cose buone. È normale che sbaglia un uomo come lui, che aveva tante pressioni, però dobbiamo pure mettere vicino gente che ha giocato a certi livelli. Del Piero è stato, io non sono un tifoso juventino, Del Piero è stato un grande, Baggio è stato un grande, anche soprattutto a livello caratteriale. Mister Manno, possiamo chiudere dicendo che dal mio punto di vista, sopra tutti questi nomi che avete fatto, c'è soltanto uno, Bruno Ciancio. Fermiamoci qua. Una parentesi che non si chiuderà più, però Antonio Mirarchi, se non erro, quest'anno è il portiere della Serrese, però gli altri anni ha anche militato in altri campionati, non essendo però mai riuscito ad arrivare alla Serie D, ovviamente aspira, no, a questa categoria. Io spero di arrivare più avanti possibile, anche se è difficile, ormai diciamo che sono grande, tra virgolette, però mai dire mai. Perfetto. Sono partito dagli allievi, adesso mi trovo a giocare in prima squadra. E questa però... è una foto della Serrese? Sì. È un WhatsApp che ci arriva. Quindi... non lo leggiamo da qui. Comunque... E riconosco anche Antonio Mirarchi, secondo me è il portiere. Benissimo. Sì. Ok, allora andiamo a vedere com'è andata per la promozione l'altro girone, il girone B, con i risultati e la classifica. Eccoli che arrivano. 17esima giornata, Botricello Africo, rimangono sullo 0-0, 7-1 Bagnarese San Gregorio, Vocale Brancaleone 2-0, 2-1 invece per Bovalinese Stilese, Filogasso Villese 1-1-0, Real Gioiosa Ionica 0-5, Rombiolese Maida 2-0 e San Luca Gioiese 2-1. Vediamo subito la classifica e poi consegniamo la palla a Fausto. Vocale 36, Bagnarese Gioiosa Ionica 35, Africo 34, Stilese, Rombiolese, Bovalinese, Brancaleone 27, San Luca 22, Gioiese 19, Botricello 18, Filogasso e Villese insieme al San Gregorio 16, Maida e Real 12. Qui poi magari la regia ci manderà anche delle immagini, ma intanto Fausto, cosa ci dici? Grossa mucchiata a 27 punti. Grossa mucchiata a 27 punti per il quinto posto, ma grossa mucchiata anche in testa alle prime quattro che, come vedete, l'abbiamo sempre detto, sono staccate di 2 punti soltanto, quindi davvero un campionato molto equilibrato questo qui, a differenza del girone A, e certamente qui ci giocherà domenica, perché non tutte le partite saranno difficili, specialmente per quelle che sono prime in classifica, e quindi dovranno davvero stare molto attente. Credo che... Le immagini che stiamo vedendo riguardano la partita che si è disputata tra la Rombiolese e il Maida ed si è conclusa con un 2-0. E qui ringraziamo Vincenzo Zaccone per queste immagini che ci manda sempre domenicalmente, il direttore sportivo dell'Atletico Maida, che quest'anno, abbiamo detto, non sta attraversando un buon momento, addirittura domenica scorsa ha avuto dei grossi problemi. Ci segnala. Anche questi qui sono di Interforze, ma siccome io avevo pregato, ecco, chiedo scusa all'amico Francesco, avevo pregato anche Vincenzo Zaccone di mandarci delle immagini, quindi avevo confuso in questo momento. Ci arrivano immagini da tutta la Calabria. Ringraziamo intanto tutti e due, questo sicuramente. Come gli SMS che continuano.
continuano in maniera costante, tra l'altro dicendo che la nostra trasmissione è molto seguita e piace molto ai telespettatori, a riprova delle 7.000, adesso non ricordo quanto, visualizzazioni di domenica scorsa. In coda anche qui c'è per esempio una grossa lotta, perché vedete, al di là di Atletico Madrid e Real, che sono le ultime in classifica, una delle due sarà retrocessa direttamente, poi ci sono molte squadre, tre addirittura a 16 punti, una a 18 e una a 19, quindi anche qui ci sarà da lottare fino alla fine, e questo è un campionato avvincente, da questo punto di vista potremmo stare sempre svegli. Perfetto. Fausto, mi meraviglia sempre perché oltre ad essere una penna incisiva quando scrive, poi anche quando fa i commenti riesce a dire tutto in tempi ristrettissimi. Sì, però tanti sono anche gli attestati di stima che arrivano tramite gli sms a Mister Manno. Allora io mi chiedo, Mister Manno, perché è a riposo? Perché non allena? Allora, io non ho la virtù della sintesi, quindi però conosco però lo deve fare. Conosco quello che è il rispetto dei tempi televisivi, no? Questo ho avuto l'opportunità di impararlo con voi e con l'altra emittente. Dovremmo fare una puntata a parte. Io penso però che nella vita meglio, come dire, soffrire tra virgolette, però essere onesto. Io se non trovo la controparte che mi dà stimoli, sicurezza e rispetto, non credo che si possa fare questo matrimonio. Questo per essere breve, anche se non sono breve. Però sono successe pure tante vicende belle e brutte in famiglia, e quindi mi sono dovuto pure, come dire, mettere un po' da parte e badare alla famiglia. Chiudo con la nota positiva: da 8 mesi sono nonno, ho una bellissima nipotina, e quindi diciamo che mi ruba un po' di tempo, però non ho buttato la spugna. Quindi... Comunque non ha lasciato un buon segno Mister Manno, perché mi dicono dalle regie che arrivano moltissimi messaggi anche su Facebook per Mister Manno. Quindi davvero... Sulla nostra diretta Facebook, esatto. Perché ricordiamo, siamo anche in diretta Facebook. Io, professore Varano, penso di aver fatto qualcosa di positivo. Seminato bene. Ma non, cioè, nelle società che sono stato, e qui devo dare atto al Petrizzi, al Presidente Mirarchi, al Dottor De Filippis, che sono cresciuto anche con loro. Quindi io ho questo motto, lo dico in dialetto perché non perda il sapore: mettiti sempre con i miei due. Siccome avete citato Facebook, volevo chiedere ad Antonio Mirarchi, tu ci hai contattato e abbiamo potuto conoscerti e quindi invitarti tramite Facebook, quindi significa che i giovani ci seguono via Facebook. Tu preferisci Domenica Gol dalla televisione o via streaming? No, dalla televisione. Siamo più belli in televisione e dal vivo ancora di più. Sì. Rimane ancorato ai vecchi retaggi, però come dicevi tu siamo molto seguiti anche oltre che su Facebook anche su Twitter e Instagram. Però andiamocene in prima categoria, partendo dal primo girone con il girone A, vediamo questi risultati. Sedicesima giornata, Marina di Schiavonea Mandolara 1-0, Praia Geppinonetti 4-1, 2-2, Cus PSG Real Sant'Agata, Città di Rossano Rose City 4-2, Cetraro Tavernese 0-1, San Marco Acqua Pesa 3-1. Non è stata disputata invece il match tra Spezzano Atletico Corigliano, Mirto Crosia Fuscaldo pareggiano con un 1-1. E dopo 16 giornate la classifica è la seguente: Marina di Schiavonea 43, San Marco 41, Real Sant'Agata 33, Mandolara 32, Mirto Crosia 28, Tavernese 25, PSG, Praia e Ross City 22, 18 punti per il Fuscaldo, Città di Rossano 16, Spezzano 14, Cetraro 13, Atletico Corigliano 12, Geppinonetti 11, Acqua Pesa 4. Qui mi pare che prima di dare la parola a Fausto dovremmo avere un servizio, anche qui. Anche qui riguarda la partita tra lo Schiavonea e la Mandolara, che si è conclusa con un 1-0 per lo Schiavonea. Vediamo il servizio. Ah!
Finisce 1-0 la gara contro la Mendolara. Allora il Marina di Schiavonea conquista 3 punti importanti, sicuramente però soffrendo e non giocando come al solito. Allora mister, una vittoria contro un'ottima squadra che era al terzo posto in classifica, ma c'è qualcosa da registrare? Sono d'accordo con te, partiamo dal presupposto che sapevamo di affrontare una squadra ostica. Questi fino alla settimana scorsa venivano 10 vittorie consecutive. Io li sono andato a vedere a San Marco e non meritavano la sconfitta. Questa è una squadra ostica, gente che corre, gente che sa giocare a calcio. Noi ultimamente diciamo che non siamo brillanti come un tempo fa, ma un po' dovuto a qualche acciacco di qualcuno, un po' qualcuno per le feste. Comunque man mano cerchiamo di riprenderci, di ricombattarci e proseguire su questa strada. Io finora posso ritenermi soddisfatto. Oggi mi aspettavo una partita così, una partita dura, maschia, il risultato lo dice, l'abbiamo spuntata noi, ma soltanto con un gol di scarto. Fausto, cosa ne pensi di questo girone? Beh, questa qui l'abbiamo anche visto altre volte, questa lotta a due tra Marina di Schiavonea e San Marco. Volevo segnalare soltanto che la partita tra Spezzano Albanese e Atletico Corigliano non si è disputata, dalle notizie che abbiamo, per un lutto cittadino, quindi sarà rinviata probabilmente a data da destinarsi, fra due mercoledì certamente. Ne voglio approfittare, visto che siamo arrivati alla prima categoria, per dire che sono usciti i criteri per la promozione e retrocessione nel campionato del calcio a 11 e, come si prevedeva, è più o meno la stessa sinfonia dell'anno scorso. Tutto quello che succede in Serie D va a ricadere purtroppo nei campionati calabresi, nei campionati regionali. Se non è molto non toccata l'eccellenza, perché non cambia certamente la questione della promozione, perché una sola sarà la squadra vincente che avrà la Serie D, è problematica lì soltanto per la zona retrocessione, perché da lì in caso di 3 retrocessioni delle calabresi, come è successo l'anno scorso, o di 4 addirittura, le retrocessioni diventeranno 4, diventeranno 5, quindi significa che toglieranno spazio alle promozioni che vengono dai campionati più in basso. Già per esempio la promozione stessa rischia anche quest'anno, che se c'è la retrocessione, a quanto pare, come si vede, dell'Isola Caporizzuto, che già le vincenti dei playoff dovranno incontrarsi tra di loro per lo spareggio. Se ce ne sarà un'altra, addirittura non ci sarà nemmeno questa possibilità. In prima categoria, anche qui, già una sola potrebbe non toccare niente, ma già con 2 retrocessioni comincia a diventare più problematiche, ci sarebbero gli spareggi tra le vincenti dei playoff dei 4 gironi, quindi diventa una cosa lunga. Non si è riuscito a trovare una soluzione a questo fatto qua, ne abbiamo parlato anche con la federazione l'altra volta. Purtroppo i posti sono quelli, e il fatto che stesso che in Calabria abbiamo squadre che rischiano ogni anno la retrocessione comporta il fatto che le altre che devono salire devono purtroppo aspettare poi a settembre eventualmente i ripescaggi, come avviene sempre. Quindi non si può gioire, come è successo per esempio l'anno scorso per molte squadre, tipo l'Euro Girifalco che vinse i playoff, per poi dovete aspettare il ripescaggio di settembre. Spesso c'è, perché visto come stanno andando le cose, squadre non si iscrivono, squadre si perdono lungo la strada, però non è bello che uno che vince un campionato non può gioire a maggio, ad aprile, a maggio, a giugno, per poi dover aspettare settembre. Però questo è un discorso che purtroppo non trova soluzione e dobbiamo accettarlo così com'è. Oggi siamo sui massimi sistemi. E vedo un saluto anche da Lele Ritano, che salutiamo, altro grande calciatore ed esperto di calcio e di volley. Sì, cosa facciamo? Domanda proprio a mister Manno, ma sì, è giunta l'ora di andare in pubblicità, saremo brevi come sempre, poi ritorniamo qui sempre con Domenica Gol. Non muovetevi che vi vedo, eh? Un amaro ghiacciato. Un amaro? Amaro, italiano. Vero amaro. Il vero amaro italiano. Amaro del capo. Freeze! Yo! Vecchio amaro del capo. Il nostro amaro italiano.
Ricevitoria Gerace, a Montepone-Lido. Da noi puoi giocare Super Era 8, Toto Gol, Toto Calcio, Tris Giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Lido. Su di noi puoi scommetterci. Eccoci, e siamo tornati per tuffarci in quella che è la prima categoria, girone B. Quindi vediamo i risultati e la classifica di questo girone di prima categoria, come ricordavi bene tu Giorgio. È sempre sedicesima giornata si tratta, Sporting Catanzaro Lido Ciro 4-1, Real Catanzaro Taverna 0-1, Bianchi Atletico Senza Morrone 0-2, Casali del Manco Caccurese 1-2, Stelle Azzurre Kennedy 2-1, Scandale Real Cerva 4-3, Pallagorio Calcio Santa Severina 1-3, Real Rocca Bernarda Silanum 1-0. E se il vostro dubbio è vedere quale sia la classifica, noi lo risolviamo immantinentemente. Atletico Senza Morrone 39, Taverna 35, Real Rocca Bernarda 33, 30 punti Caccurese Scandale, Real Cerva 24, Sporting Catanzaro Lido 23, Santa Severina Ciro Bianchi 22, Sillanum 21, Stelle Azzurre e Kennedy 15, Casai del Manco 14, Pallagorio Calcio 11, Real Catanzaro 4. Vittoria quindi oggi dello Sporting, se ho visto bene, Faust. Sì, ieri contro i dell'ex Borgese Melissari, quindi una bella vittoria contro una squadra che stava andando abbastanza bene in campionato. La bella vittoria anche del Taverna, anche eccolo se striminzita nei confronti del Real Catanzaro, che è ultimo in classifica. E qui, come vediamo, un fatto è certo, che pare che le prime cinque, la parte alta della classifica, si sia già delineata, perché ormai il Real Cerva pare che stia abbandonando, come abbiamo già detto in altre occasioni. Lo Sporting è una squadra che certamente cercherà di inserirsi, ma quantomeno più che altro per togliersi dalle zone basse della classifica, quindi si lotterà per la vittoria finale, per le posizioni dei playoff. Vittoria finale che se la contendono, come vedete, Taverna e Atletico Senza, perché il 18 marzo ci sarà lo scontro diretto a Taverna. All'andata pareggiarono, la prima squadra che riuscì a togliere un punto ai cosentini, adesso cercherà di fare lo sgambetto proprio nella partita del ritorno, per quantomeno, se non cambiano le situazioni, portarsi ad un punto. Perfetto, allora io mi tufferei subito nel girone C, perché è quello che, dove possiamo forse avere più servizi e maggiori ragionamenti. Tu che dici, Stefania? Assolutamente sì, quindi girone C, risultati di questa sedicesima giornata: Mammola Chiaravalle 2-0, Pianopoli Signano 4-2, 1-1 invece tra Borgia e Vigor alla Mezza, Vivongi Pazzano e Badolato 4-0, Real Montapaone Caulonia 3-0, Tropea Euro Girifalco 0-3, San Calogero Monasterace 1-0, Serrese Real Mileto 1-2. E qui delle tre di testa, sola Vigor Lamezia rallenta, San Calogero 44, Real Montepaone 38, Vigor Lamezia 36, Mammola 31, Girifalco, Euro Girifalco 27, a 25 punti Borgia e Pianopoli, Real Mileto 24, Serrese 20, Bivongi 18, Badolato e Chiaravalle 17, Monasterace 13, Stignano 11, Caulonia 5. Il Tropea ha annunciato, purtroppo, come dicevamo prima, il ritiro. E qui abbiamo il treno dei servizi. Sì, una lunga coda di servizi, Borgia Lamezia con questo pareggio 1-1, Montepaone e Caulonia 3-0. Indovinate chi sono stati gli autori di questi servizi? Lo vedete a breve. Finisce 1-1.
1-1 lo scontro tra il Borgia e la Vigor Lamese nella prima giornata del girone di ritorno di questo campionato di prima categoria girone C. Una bella partita, due belle squadre, un Borgia che ha fatto un ottimo primo tempo, poi probabilmente nel secondo ha risentito un po' anche del campo pesante, della stanchezza, ma anche degli attacchi della Vigor Lamese che cercava il pareggio. Mister Magro, certamente si rimane un pochettino male quando si prende il gol a 3 minuti dalla fine, però diciamo che sostanzialmente, al mio modo di vedere, il pareggio ci sta tutto. Ma io veramente avrei messo la scommessa per un pareggio con la Mesia, una grossa squadra, una squadra ben messa in campo, una squadra che gioca al calcio, una squadra che ha dimostrato che vuole vincere il campionato. Lei ancora una volta continua a stupirci, inventa giocatori nuovi, oggi è stata la volta di Filippone addirittura al posto di Zavagli, un giovane messo in campo contro una squadra, contro una carazzata del campionato. Ma i giovani fanno parte di un gruppo e se non gli diamo la possibilità di una crescita, soprattutto in queste partite, è inutile tenerli nello spogliatoio, non serve. Invece io proporrò sempre giovani, sempre giovani. Quindi dicevamo una partita importante, una partita che effettivamente adesso blocca un po' voi e un po' loro, forse più loro che voi. Sicuramente il problema sarà loro, ripeto, perché vogliono vincere il campionato. Noi siamo tranquilli, stiamo facendo un bel campionato e vogliamo proseguire così. Adesso andremo a Stignano, ci andremo a giocare quest'altra partita e poi vedremo nel futuro. Il tecnico della Vigor Lamezia, mister Leonardo Viterbo. Dicevamo con il mister Magro, sostanzialmente alla fine il risultato è giusto, anche se voi avete attaccato quasi per 90 minuti, sia per la ricerca del pareggio che vi aveva un pochettino bloccato all'inizio, ma poi anche perché i suoi attaccanti oggi mi sembravano un pochettino spuntati. Sì, avevano le polveri bagnate, come si suol dire. Sinceramente faccio i complimenti al Borgia per come ha interpretato la partita, però già il pareggio dal mio punto di vista già ci sta stretto per le innumerevoli occasioni che abbiamo avuto sia il primo tempo che il secondo tempo. Oggi veramente la differenza è stata davanti, dove i miei attaccanti non erano in giornata, mentre a differenza loro, con le due occasioni che hanno avuto, uno hanno fatto gol e l'altro è stato bravo il mio portiere, però sinceramente penso che il risultato dal mio punto di vista ci sta molto stretto. Ecco mister, a questo punto bisogna ragionare, perché comincia questo girone di ritorno, 2 punti in pratica persi per la rincorsa al primo posto, questo San Calogero che sta correndo. 2 punti persi non lo so, perché comunque sia San Calogero che Montepone devono venire a giocare a Borgia, e se il Borgia è quello che ho visto oggi non sarà facile per nessuno, quindi io auspico, come ben conosco sia il mister che la società, che ci sia la stessa grinta che c'è stata contro di noi, e non ho dubbi su questo perché conosco bene il mister. E quindi può essere pure che abbia guadagnato un punto sulle avversarie pareggiando oggi. Resta il fatto che il San Calogero sta facendo, non solo il risultato di oggi, e sta facendo un campionato importante, noi comunque stiamo lì cercando di recuperare i punti da qui a fine campionato. Ecco, per tornare un attimo alla partita di oggi, è stato anche un po' il campo che probabilmente ha condizionato le manovre della sua squadra? Ma non credo, perché comunque il campo, è vero sì, noi siamo abituati a un campo in erba, però parliamoci chiaro, sbagliare gol sotto porta non penso che sia il ciuffo d'erba, il sintetico o la terra battuta. Purtroppo sinceramente il primo tempo dovevamo chiudere almeno in pareggio, il secondo tempo loro hanno fatto una partita di ripartenze, hanno fatto, ripeto, una ottima partita loro, e noi davanti siamo stati molto ingenui, soprattutto il primo tempo, perché ho contato, non voglio esagerare, almeno 5 palle clamorose, e voglio fare complimenti al portiere che oggi ha fatto 3 interventi miracolosi, non so se anche le altre partite ha fatto questi miracoli, però faccio i complimenti perché è stato sicuramente il migliore in campo. Grazie. Senza le signore, ecco Mellace che riceve palla da Fiorentino, mette in mezzo il pallone e attenzione, c'è stato un intervento, una parata da parte di Jeraci, che sul cross che ha visto uscire
un po' male Monteleone, mentre la palla stava per finire in porta. Ieri Marco Voci contro Monteleone, fischia Spizzirri, un saltello, un passo, due, tre, Marco Voci! Domenico Voci riceve palla, penetra a destra, arriva il pallone, tocco! Marco Voci! Procopio cerca il tiro, si appoggia poi per Doria che tocca per Domenico Voci! Il Montepone vince per 3-0 su un Caulonia che, pur ridotto in 10 per l'espulsione in occasione del rigore che c'è stato sull'1-0, si è mostrato una squadra ostica. Mister, quali segnali ha ricavato dalla partita di oggi? Segnali diciamo che non sono completamente positivi, però sicuramente la squadra può fare meglio. Secondo me ci siamo un po' rilassati dopo essere passati in vantaggio, sia come diciamo, perché fino a quel momento abbiamo come al solito sbagliato un po' troppe occasioni, quindi eravamo 0-0 senza riuscire a sbloccarla, poi calcio di rigore per un fallo di mano sulla linea, quindi c'è stata anche l'espulsione del giocatore del Caulonia, giustamente. E in quel momento probabilmente ci siamo un po' rilassati, abbiamo concesso gli ultimi 7-8 minuti del primo tempo in modo inaspettato e abbiamo subito qualche cross, ma non sono contento di questo, perché una squadra che vuole puntare in alto deve riuscire a leggere anche queste situazioni, e in quei momenti secondo me le partite dobbiamo chiuderle. E quindi mister Pisano, un po' come mister Allegri, insomma, si vince però si vanno a correggere quelli che il mister della Juventus chiama errori tecnici. C'è da lavorare, ma con un 3-0 c'è da lavorare contenti. Credo, come tutti i mister, si debba continuamente ricercare l'errore che si fa durante una gara. Non le cose buone, sì, sono soddisfazioni, ma bisogna dimenticarle subito per non correre il rischio di cullarsi un po' troppo sulle cose buone che si fanno. Gli errori vanno curati, vanno corretti, e infatti noi in questa settimana ci sarà molto da lavorare, perché ci aspetta una partita importante come quella di Girifalco. È un campo difficile e noi vogliamo arrivarci nel modo giusto. Oggi abbiamo incontrato, secondo me, una delle migliori squadre che ho visto giocare, quindi innanzitutto faccio i complimenti al Caulonia, perché nonostante siano ritrovati in 10 e hanno lottato fino all'ultimo, come dicevi giustamente tu, e credo che non si siano risparmiati anche con una buona qualità di gioco, quindi è stata una partita difficile. Sesta vittoria consecutiva, facendo i debiti scongiuri, c'è ancora spazio per migliorare? Sì, si migliora vincendo la settima, quindi è finita, la sesta è finita, dobbiamo pensare già da adesso alla settima, perché vogliamo continuare con questa striscia positiva. Sappiamo che ci sono delle grosse difficoltà, perché quando arrivano questi periodi poi subentrano anche tanti altri fattori, stanchezza, può subentrare qualche infortunio di troppo. Noi dobbiamo cercare di sopperire a tutte queste cose con il lavoro settimanale. Quando una squadra perde col Montepone 3-0 di solito si fanno complimenti di facciata, invece a mister Squillace facciamo dei veri complimenti, perché in 10 si è tenuto testa a un Montepone che obiettivamente però era più forte di questo Caulonia. Questa lo sapevamo già alla vigilia della forza del Montepone, e la classifica la dice tutta. Fermo restando che noi siamo venuti a giocarci la nostra partita onestamente, come i complimenti sono arrivati anche dal mister Pisano, e conoscendolo neanche la sua è un commento di facciata. È chiaro che dispiace più che altro per il passivo, perché i ragazzi comunque hanno tenuto abbastanza bene il campo, considerando che era anche molto pesante. Chiaramente l'episodio del rigore, dove abbiamo perso anche l'uomo, ci ha danneggiato, perché per un'ora abbondante abbiamo giocato in 10. È chiaro che non è poi facile dover fronteggiare una squadra come il Montepone, che tecnicamente preparata e non solo, palleggia, cerca sempre di giocare la palla, quindi devi sempre star lì a contrastare. È chiaro che le forze si sono dovute quadruplicare soprattutto nel secondo tempo. I complimenti a Gian Piero Squillace non li facciamo, ce li conserviamo per Diachité e Monteleone, che mi sembrano due giovani di pregio che con un mister così potranno solo crescere. Io sono molto contento dei ragazzi, e non, oltre a loro ci sono anche altri fuori quota che oggi erano in campo, qualcuno non stava benissimo, eravamo anche abbastanza rimaneggiati, è vero, ci mancava anche l'attaccante che ci sta dando sicuramente in questo momento anche maggiore soddisfazione a livello realizzativo.
però diciamo che è una squadra con tanti ragazzi giovani che stanno crescendo e il nostro obiettivo è già guardare a domenica prossima. Noi sapevamo che questo era un campo difficile e non è certo scandaloso se il Cavolonia lascia i tre punti a Monte Pavone. Per il Cavolonia le priorità sono altre e penso che dopo il grande risultato di sabato scorso siamo sulla buona strada per cercare di avanzare in classifica. Un'ultima battuta: noi in telecronaca abbiamo paragonato il Cavolonia al Crotone. Nel caso che succeda come l'anno scorso per il Crotone, in bicicletta fino a Reggio? Bah, volentieri, quello sicuramente sarebbe un premio per tutti i sacrifici che stiamo facendo, perché comunque un gruppo di ragazzi che si impegna durante la settimana e molto, ci tiene parecchio, e quindi penso che alla lunga questo possa pagare. È chiaro che noi dobbiamo guardare di domenica in domenica e pensare al momento solo a cercare una posizione magari migliore nella griglia play-out. E allora qui il girone C io lo sviscererei in questa maniera: se la regia è d'accordo, far vedere la classifica e fare commentare una parte a Mister Manno, una parte a Antonio Mirarchi e poi dare tutto in mano a Fausto. Prego regia, ci date, partiamo, Antonio Mirarchi, a te dedichiamo la parte di destra, la Serrese a 20 e poi tutti gli altri. Che campionato è? Secondo me è un campionato equilibrato, partendo dal Stignano stesso a 11 punti, perché fai due vittorie, una che a 20 o 18 ci ferma, e sono tutti là, raggruppati là. Noi speriamo di salvarci il prima possibile, oggi potevamo fare qualcosina in più, però è andata male. Mi pare che mi dicevi di un record di presenze tuo. In 3 anni, 100. Quindi complimenti, insomma, sempre titolare. Mister Manno, chi lo vince il campionato? Una domanda che facciamo spesso. Ma ancora troppo presto per dire. Io penso che il San Calogero è attrezzato a fare bene sino all'ultimo, sempre perché ha questi punti che difficilmente perderà, qualche punto è facile che lo possa perdere, però è attrezzata a fare bene, l'ambiente è particolare, un allenatore preparato, Mimmo Romano, quindi sarà difficile che possa fare passi falsi. Il Monte Paone sappiamo tutti che è una grande realtà, gioca benissimo e deve continuare con queste motivazioni. La Vigor Lamezia oggi sicuramente, come diceva il mister, ha fatto benissimo, però ha trovato un ostico Borgia. Mi fermerei qua, sono questi tre che secondo me se la giocheranno sino alla fine. Poi da gennaio a fine aprile, primi di maggio, sarà così, penso che sarà così. Questo lo stanno aspettando tutti i telespettatori. E allora sì, effettivamente la classifica non inganni, perché effettivamente questi 6 punti di vantaggio che il San Calogero ha sul Monte Paone e oggi 8 sulla Vigor Lamezia possono essere utili se il San Calogero dimostrerà di valere giustamente la prima posizione in classifica, perché l'abbiamo già detto tante volte, è atteso nello spazio di tre domeniche quasi consecutive, subito dopo il Carnevale, dal 18 di aprile al 4 di marzo, dalle trasferte sia alla Lamezia che a Monte Paone. Quindi lì dovrà dimostrare di effettivamente essere la squadra che riesce a vincerlo il campionato e non a farselo regalare certamente dalle altre compagini. E non dimentichiamo quello che ha detto proprio Leonardo Viterbo oggi nell'intervista di Borgia, che tutte le prime 5, guardate caso stranamente, del campionato, dal San Calogero al Real Montepone, Vigor Lamezia, Mammola ed Euro Girifalco,
che sarebbero le prime cinque, anche se l'Euro Girifalco non farebbe attualmente i playoff, devono andare a Borgia. E quindi devono rischiare su questo campo che è difficile veramente per le dimensioni, per la bravura della squadra di Mister Magro, che sta dimostrando quest'anno davvero di far bene, di giocare bene, di riuscire a mettere in imbarazzo squadre davvero quotate quali sono oggi la Vigor Lamezia. Domenica scorsa, ricorderete, ha battuto il Pianopoli seccamente per 4-1, il Pianopoli in campo non c'è stato, quindi davvero bisognerà fare i conti con questo Borgia, che sta dimostrando davvero di essere tornato un pochettino ai tempi di Luigi Gemelli. Ecco, quindi... Prego. Perdona la mia domanda, tu stai dicendo che il campionato lo vince chi supera l'esame di Borgia? Secondo me sì, secondo me chiaramente il San Calogero deve superare prima gli esami di Lamezia e di Montepone, però potrebbero essere non quelle, tanto è vero, sappiamo che tante volte quando ci aspettiamo molto da una partita poi alla fine finisce 0-0 e quindi non cambia gli equilibri, e quindi secondo me proprio il campionato potrebbe essere deciso da questa trasferta a Borgia, hai ragione. Perfetto, intanto qualcuno scrive: Stefania sei bellissima, io sottoscrivo, occhi chiusi, sono qui vicino a me, ha ragione il telespettatore. Non sottoscrivere che si cancella il coso. Sono sì. Loro che sono troppo, troppo buoni. A proposito di telespettatori, noi abbiamo sulla diretta Facebook poco fa 6.060 visualizzazioni, quindi grazie per 6.060 volte. Vogliamo 5.900 erano dei parenti di Giorgio, diciamo sì. La verità. Dai. Vogliamo bene a tutti, ma in particolare a 6.500 sono aumentate. Un dato dell'ultimo proprio secolo. Ha mandato un messaggio ultimamente a Salerno, Giorgio. Perfetto. E volevo chiederti anche una parola sul Chiaravalle, Fausto. Sì. Beh, il Chiaravalle è, diciamo, è... Questo è Baggio che è andato a caccia. Sì. Sta facendo il campionato che ci si aspettava, ha ridimensionato un pochettino la situazione, già è tanto che il Chiaravalle si è riuscito anche ad iscriversi, ce lo diceva tante volte Mister Macri, ma anche il direttore Peppe Maellare, quindi certamente è una squadra che ha una sua dimensione. In questo momento per esempio sarebbe salvo, perché con il ritiro del Tropea sappiamo già che non ci sarà più la retrocessione diretta, ci dovranno essere i play out, e quindi anche la Serrese per esempio già da questo punto di vista è più tranquilla. Il Caulonia, a proposito della battuta che gli hai fatto a Squillace del viaggio in bicicletta, secondo me se si salva deve fare anche il ritorno in bicicletta, perché ha la possibilità, non dovendo retrocedere direttamente, di lottare, certamente di qualificarsi per fare i play out. E poi sappiamo che le partite di play out, come quelle dei playoff, sono partite a sé stanti, non c'entra nella classifica né tutto quello che si è detto nel campionato, c'entrano soltanto quei 90 minuti, perché adesso si fanno in un'unica partita. Volevo salutare anche il capitano della Nuova Valle Merenda. E volevo chiedere ad Antonio Miracci. Ci scrivono perché oggi hanno vinto, quindi grande vittoria. Mister Cossari della Nuova Valle. Antonio, un saluto a tutti quelli che ci vedono da Serra e ai tuoi compagni di squadra, va fatto insomma. Li saluto a tutti. Infatti sto vedendo qualche messaggino che lo stanno mandando. E quindi? E mi stanno seguendo. Pasticcini negli spogliatoi, sei stato in televisione. Come minimo, martedì. Chiudiamo questa prima categoria con l'ultimo girone, che è esattamente il girone D, anche qui con i risultati e la classifica come sempre ormai da 16 anni. Di sedicesima giornata, San Giorgio, città di Rosarno 0-2, Regium City, Ierax 2-1, Bianchi, Palizzi 3-1, 5-4 invece tra Ravagnese e Taurea Novese, Rosarno, San Gaetano, Catanoso 2-1, 1-2 Dell'Iese Archi, Propella Roscillese 0-1 e Bovese Audax Ravagnese finisce con un 2-1. E io ho imparato a memoria la classifica di questo girone: Propellaro 35, Città di Rosarno Ravagnese 34, Archi 33, Scillese Bianco 32, Dell'Iese 30, Bovese 21 insieme a Rosarno, San Gaetano Catanoso 19, San Giorgio, di cui io sono tifoso, 17, Palizzi 14, Xerax 10, Ravagnese 8, Taurea Novese, Regium City 7. Fausto, tutto in 30 secondi. La Dell'Iese si è impaurita di quello che abbiamo detto noi, avevamo detto che era una squadra che stava recuperando, che stava mettendosi in mostra, era ritornata, ha perso due partite consecutive in casa e quindi adesso si è delineata al settimo posto, che poi sono sette le squadre che rischiano di lottare per questa vittoria diretta del campionato e di giocarsi con i playoff. Anche qui ovviamente ogni domenica diventa una partita difficile e tutte quante dovranno stare attenti sia alle partite in casa che a quelle in trasferta, come stiamo vedendo dai risultati domenicali.
Mister Manno ricordava prima in un'intervista 27 secondi Giorgio, come il nostro Pasquale li ha misurati. Come a Sky, sei perfetto. Ricordava in un'intervista a Mister Magro del Borgia come è importante utilizzare gli under, quindi non tenerli negli spogliatoi ma farli giocare. Oggi quindi... ci ha fatto una sorpresa, posso dire, scusate per se, sì. Se supero 30 secondi li avanzavo da quello che ho detto prima. Ci ha stupiti tutti quanti, Mister Manno, perché c'è un ragazzino, un ragazzo che non ha giocato quasi per niente, lo ha messo in campo dal primo minuto contro la vice capolista Vigor Lamezia e ha giocato bene, e dalla sua parte aveva un certo Giugioloni, non so se qualcuno conosce questi giocatori, aveva Zaffino in attacco, aveva Giugioloni ed è stato così bravo, già domenica scorsa l'abbiamo segnalato che ha concluso la partita con 8 under. Oggi è riuscito a mettere questo ragazzo Filippone sulla esterna a marcare Giugioloni. E allora, Mister Manno, come fa un mister? Non dorme tutta la notte e poi lancia un giovane oppure perché l'ha visto in settimana messo bene? Sicuramente è frutto di lavoro, è frutto che durante la settimana vede una certa partecipazione, una certa serietà e poi... È giusto pure che l'allenatore abbia il coraggio di mettere dentro questi ragazzini, certo. Qua. Però le società vivono anche di questo, voglio dire, no? È importante che ci sia una buona intesa in quelli che sono i programmi. E se perde una partita... Non è a rischio, non diventa a rischio. Ecco, voglio dire, bisogna avere coraggio. Quello che ha Allegri. E invece, molto coraggio. Antonio, tu da giocatore esperto cosa dici quando magari gioca per la prima volta un Millennials o un 99? Cosa gli dici? Guarda, oggi è capitato per la seconda partita che ha giocato un ragazzo sulla fascia laterale e se lo vedevo prima della partita nel riscaldamento mentre si preparava, lo aveva tutto agitato, però alla fine... Si fanno gli sbagli come abbiamo fatto tutti la prima volta che abbiamo giocato, però poi alla fine mi ha detto avevi ragione tu, che fine partita. Che poi i portieri sono quelli che sono più a rischio, no, a parte il fatto che sono gli ultimi, ma sono più a rischio con questa storia qua dei giovani, che parecchi allenatori preferiscono mettere in porta un giovane, un fuori quota, per avere uno più di età avanzata nella parte più importante del campo. Gemellaggio con un SMS tra i tifosi di Borgia e quelli di Gioia Tauro, ci tuffiamo... Mister Magro. Dormo sempre tranquillamente conoscendo i miei ragazzi. Mister Magro ci ha mandato grazie, una WhatsApp, mister. Quindi è riferito a quello... te che dicevi che non sai. Perfetto. Un mister dorme tranquillamente. E questa è la televisione interattiva. Mister Magro, mi permetto di ringraziarvi per questa partecipazione e vi mando un sorriso Stefania, che è meglio del sorriso mio, insomma. Grazie a Mister Magro e noi ce ne andiamo in seconda categoria partendo col primo girone, il girone B. Vediamo anche qui i risultati di questa undicesima giornata. Agit Ripignano Fagnano 2-1, Comunicando Campora 3-2, San Nicolese Nuova Rogliano 1-5, Virtus Diamante Coscarello 2-0, Falconara Sporting Carolei 2-2, Parenti Marcellinara e 1-1. Questo è ci 1-1. Tiene Fausto, distingue Marcellina e Marcellinara. Giusto. Virtus Diamante 28, Comunicando 25, Campora 19, Nuova Rogliano e Falconara 18, Sporting Carolei 14, Parenti e Coscarello 13, Agid di Pignano 12, Fagnano 11, Marcellina 9 e ahimè per me tifoso la San Nicolesi a 4 punti. Che ricordate? Sì. Prossimo girone, il girone C sempre di seconda categoria, anche qui con i risultati di questa dodicesima giornata, Crucolese Verzino 0-1, Academy Pettilia Albi 1-0, 6-3 invece per Cerva Torretta, Marcellinara Maroni 2-0, Nuova Valle Caraffa 2-1, 2-2, San Mauro Marchesato Rocca di Neto, Zagarise, US Girifalco 1-0. Vediamo la classifica e qui di Nuova Valle e poi Girifalco dovremmo dire qualcosa. Verzino 28, Cerva e San Mauro Marchesato 23, Marcellinara 22, Nuova Valle 21, Caraffa 19, Academy Petilia 15, Rocca di Neto 14 insieme alla Maroni, Crucolesi 12, Albi e Zagarise 11, Torretta e US Girifalco 9 punti. Fausto, una pennellata? Sì, non cambia molto, forse Marcellinara Maroni è 3-0 invece che 2-0, forse qualcosa
sia stata aggiornata in seguito. Io sono contento, a me fa piacere che la Nuova Valle stia riprendendo la via del campo, inteso come campo di calcio, come campo di gioco, perché purtroppo ha avuto annate difficili sia per quanto riguarda la retrocessione che per le vicende che purtroppo ha dovuto subire. Dico così, ha dovuto subire, perché una società tante volte subisce anche quelle che sono le reazioni di tifosi o di qualche dirigente non certo disponibile al gioco del calcio. E questo significa che effettivamente si può davvero ritornare a fare calcio serenamente, riportarsi in zone alte della classifica. Certo, trovare questo Verzino che vince tutte le domeniche e che sta facendo il vuoto è un po' complicato, però quantomeno classificarsi e mettersi in posizione di potersi giocare i playoff con la Cerva, San Mauro, Marcellinara stessa potrebbe essere importante. Invece non sta andando bene al Girifalco, che era partito con l'intenzione di fare un buon campionato, ma si sta perdendo nei bassi fondi, adesso è ultimo in classifica e davvero rischia eventualmente insieme con il Torretta la retrocessione diretta, anche se c'è il tempo di potersi rifare, perché ricordiamo che ancora qui non è finito nemmeno il girone di andata, oggi mi pare che era l'ultima, se non sbaglio, del girone di andata. E per completezza informazione, seguendo il WhatsApp che è apparso un attimo fa, Antonio, dov'è il bar dove offri la colazione a tutti, che vengo anch'io, che diceva un WhatsApp offri la colazione prima di andare all'università? Soverato. Va bene, allora ci troviamo tutti là, io, Cornetto e Cappuccino. No, correggo, domenica prossima sarà la fine della partita dell'ultima giornata del girone di andata. Benissimo, chiudiamo questa seconda categoria con l'ultimo girone, il girone D, anche qui con i risultati e la classifica. È l'undicesima giornata, Capo Vaticano, Poli Sportiva, La Mezza 0-0, Limbadi Cortale 1-1, Acconia Spartans, Antonofrio 5-2, Nuova Calimera Napizia 0-0, Real Mortilla Pargelia 0-0, San Pietro Apostolo Iacurso 2-2. Vediamo la classifica e così chiudiamo il discorso sulla seconda. Pargelia 24, Acconia Spartans e Cortale 20, Capo Vaticano Nuova Calimera 19, San Pietro Apostolo 16, Sant'Onofrio 14, Iacurso, Real Mortilla, Polisportiva Lamezia 12, Napizia 6, Limbadi 4. Intanto salutiamo gli amici che purtroppo non abbiamo potuto sentire questa domenica per questioni di fisiche, di malesseri vari, sapete, con queste influenze che ci sono in giro non abbiamo potuto sentire il nostro collega Gino Comi da Girifalco questa sera, nemmeno il suo ospite doveva essere l'allenatore del Caraffa. Comunque abbiamo già l'appuntamento per domenica prossima, gli abbiamo già mandato una vagonata di antibiotici e lo faremo guarire in prestito. Immagini del Cortale, il Cortale che è andato all'Imbadi, mi pare. Ha giocato all'Imbadi, sì, e quindi abbiamo l'opportunità di poter, sappiamo che mister Riga è l'allenatore del Cortale, lo abbiamo avuto proprio domenica scorsa nella nostra trasmissione, sempre negli studi di Girifalco, ha pareggiato oggi all'Imbadi, si trova in terza posizione in classifica insieme con l'Acconia, a 4 punti di distacco dal Pargelia. Questo è un campionato anche qui abbastanza equilibrato, perché in 5 punti ci sono le squadre che lottano per i playoff e quindi ci potrà essere l'inserimento anche del Cortale nella zona per la vittoria finale del campionato. Si riprende anche il San Pietro Apostolo, che adesso è a 16 punti, ha pareggiato in casa con gli Iacurso. Il San Pietro Apostolo, ricorderete, è allenato dal nostro amico che abbiamo avuto un paio di settimane fa qui in nostro, Domenico Caracciolo. E siamo arrivati alla terza categoria, Giorgio. Ce la leggiamo tutta ad un fiato, entrambi i gironi. Assolutamente sì, girone E, con i risultati e di seguito la classifica. Eccoli che arrivano. Nona giornata, Due Mari Tiriolo Prasa Arzena 1, Atleti Sellia Marina Santa Croce Notre 7-1, 0-0 per Guardavalle Simeri Crichi, Cuturella Woman Soccer Catanzaro 2-1, Gimigliano Monte Gasperi 5-1, Nuova di Francia Verdoliva 2-2, Prosala Magisano 1-4. Vediamo la classifica di questo girone: Atletico Sellia Marina 22, Magisano 20, Cuturella 19, Simeri Crichi Nuova di Francia 17, Prasar 16, Gimigliano 15, Guardavalle 13, Prosala 10, Due Mari Tiriolo 9, Verdoliva 8, Monte Gasperi 7, Woman Soccer Catanzaro 3, Santa Croce Notria 2. E l'altro girone? L'altro girone è il girone F, così poi Fausto, se ha qualcosa da dire, lo dice cumulativo. O taccia per sempre. Taccia per sempre. Nona giornata, Biancoverdi Lamezia Excalibur Fronti 0-0, Real Pizzo Philadelphia Cup 1-0, Fortitudo Lamezia
Audace decollatura 5-1, Mach 3, Vigor 1919-0-2, Maida Libertas Curinga non disputata, Platania Serra Stretta 3-3. E la classifica del girone F, andiamolo subito a scoprire lentamente come se fosse un tris a poker: Fortitudo Lamezia 22, Vigor 1919-20, Real Pizzo 18, Excalibur Fronti e Philadelphia Cup 13, Libertas Curinga, PSG Calabria 11 punti, Bianco Verdi Lamezia Maida 10 punti, Audace Decollatura 9, Mac 3-6, Serra Stretta 5, Platania Calcio 4. Fausto, a me interessava soprattutto la Nuova di Francia. Sì, la Nuova di Francia ha pareggiato in casa, non è riuscita a vincerla questa partita che era importante perché ovviamente poteva proiettarla nelle zone altissime della classifica. Fatto sta che probabilmente il panettone e lo spumante hanno fatto male agli amici dell'Life Simeri Crichi, che erano i primi in classifica alla fine del 2017. Nel 2018, con il recupero contro il Sellia Marina, sono incappati in due sconfitte ed un pareggio e quindi si sono allontanati dalla testa della classifica. Questa classifica che sappiamo che è la squadra del nostro caro amico Giovanni Cristiano, sì. Sellia Marina, che la segue anche da lontano ed è in testa alla classifica. La Di Francia poteva avere l'opportunità di arrivare a 19 punti, però sai, con il Francesco Verdoliva che aveva cominciato malissimo, adesso si è ripreso piano piano e vedremo quello che succede. Sarò curioso, dovrò andare a vedere possibilmente il recupero tra questo abbinamento. Non ne abbiamo parlato moltissimo in questo campionato, tra l'abbinamento che è stato fatto tra Montauro e Gasperini, è nato questo Monte Gasperi, l'abbiamo vista, ci sarà l'opportunità di andare a vederlo il 24 nel recupero contro il Catanzaro con la Women Soccer, e quindi vedrò e diremo qualcosa anche per questa squadra, perché io so che ci aspettano ogni domenica per sapere quello che pensiamo, quello che diciamo delle varie squadre. Io ancora questa non l'ho vista, mi conto di andare a vederla, come spero di poter vedere anche Città di Guardavalle, che ricordiamolo è una grandissima tradizione di calcio. Ma sappiate soprattutto che Fausto Varano vede tutto e sa tutto. Siamo arrivati al giro finale. Al giro finale io direi a mister Manno, visto che ci siamo dedicati come da sempre, questa trasmissione si dedica al calcio dilettantistico, se dovesse ritornare su quale panchina le piacerebbe sedere? Ti piacerebbe, no? Che poi ci diamo del tu, quindi sì. Qual è insomma la squadra che ti piacerebbe allenare? Io lo so il sogno che ha, richiamare uno a fare il presidente e andare insieme con lui e con qualche altro. Magari anche con Giorgio. Allora, c'è il desiderio di tornare perché è una passione che coltivo da tempo, però io quello che cerco è diciamo una condivisione di intenti, e quindi voglio dire bisogna essere seri, bisogna essere seri in tutto e per tutto. Vincere è giusto, è fondamentale, però formare e parlare di calcio non è cosa semplice. E soprattutto ti svelo un segreto, mister Manno in qualità di allenatore ci ha sempre tenuto a fare quel corso che permette di avere delle nozioni anche di pronto soccorso, perché un allenatore deve essere anche in grado in casi particolari di svolgere un intervento che magari salva una vita, e so che come lui ci sono tanti altri allenatori che l'hanno fatto. Questa diciamo che deve essere una cultura sempre guardata, sempre portata, come dire, con te, perché non puoi sapere nella vita. E sempre di più, infatti, nei campi si sta diffondendo, oltre che la cultura dei corsi BLSD, anche quello di avere praticamente dei defibrillatori. Quindi ogni società di calcio si sta ammonendo dei defibrillatori, perché un defibrillatore può salvare la vita. E invece Antonio Mirarchi, tu sei venuto quasi volontariamente, cioè noi ti abbiamo invitato e ti ho detto subito di sì in questa trasmissione. È stato più bello partecipare a questa trasmissione oppure una vittoria con la Serrese, oppure una settimana intera di allenamenti con la Serrese? Cosa avresti preferito tra le tre opzioni? Venire in trasmissione. Quindi. Al caso ci sta bene, che domande sono queste? Se gli avessi detto una settimana bianca con Stefani avrebbe scelto quella, probabilmente no. E comunque, insomma, un tuo giudizio su questo, proprio in chiusura, su questo mondo del calcio, come dicevamo all'inizio, una chiusura di quel ragionamento? Secondo me più passano gli anni e più andiamo a peggiorare, perché non,
ogni giorno esce una società in difficoltà. Infatti abbiamo visto per il Tropea che non sappiamo le giuste cause, però ormai le società, come dicevo pure il mister prima, manca la base primaria da quasi tutte le società. E allora noi ringraziamo Antonio Miracchi. Comunque Giorgio, dobbiamo stare attenti stasera perché dobbiamo dividerci, perché io da solo non ce la faccio ad andare a visitare tutte queste 10.000 persone, circa 10.000 persone, adesso vediamo se abbiamo l'opportunità di avere di visualizzazione. 8.436 volte grazie, si dice come si faceva una volta quando si facevano le elezioni. Dobbiamo andare a ringraziarli personalmente. E non ci guarda che siamo belli nella vita. Però andiamo, ci dividiamo, dovremmo fare circa 3.000 persone stasera, ce la facciamo fino a mezzanotte. Mi permetto di dire che Stefania c'ha già un know-how importante, perché lei la notte tra il 5 e il 6 di gennaio ha portato i regali? Ha fatto tutto il comprensorio, quindi. Sì, è stato un duro lavoro, sporco, ma qualcuno lo doveva pur fare, quindi l'ho fatto con piacere. Ma adesso per è peccanizzato, non ha più la scopa adesso. No, quella ormai l'ho persa per strada. Bravo. Va bene, io ringrazio mister Antonio Manno per la sua presenza qui. Allora, io ringrazio voi per il tempo che mi avete dedicato, perché io considero il tempo una cosa preziosa. E vorrei aggiungere nei ringraziamenti chi mi è stato vicino mandando qualche sms. Grazie a voi. Grazie ad Antonio Mirarchi. Grazie a voi, è sempre un onore venire qua da voi. Mi piace, oltre che vi seguo sempre, poi essere magari per una sera protagonista. E noi di questo ti siamo grati. Grazie Fausto Varano e arrivederci a domenica prossima. Ma Fausto non deve salutare o fa il solito saluto scarno? No, che devo salutare? Abbiamo già parlato troppo stasera perché ci sono stati argomenti importanti e speriamo che abbiano colto nel segno. No, il mio saluto a tutti quanti, grazie per essere stati, come dico io sempre, grazie a quelli che sono al di là delle telecamere e buonanotte e buona serata a tutti. Stefania, grazie tu a te, lo sai Giorgio, che aspettano il tuo saluto in tantissimi. Sì. E io naturalmente ringrazio tutti i telespettatori e le telespettatrici, ricordando l'appuntamento alle 20.30, sempre in diretta dalla sede, dalla nuova sede appunto di Soverato 1. L'appuntamento rimane con Domenica Golla e grazie, noi torneremo qui insieme a Giorgio De Filippis. E io ringrazio tutti per questa splendida cavalcata, ricordando soltanto una cosa: 14 e 15 nottata tra il 9.000 volte grazie, quindi abbiamo aumentato le utenze, quindi grazie di questo affetto che ci dimostrate. Esatto, e io stavo dicendo appunto tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 terremoto in quello che dopo 50 anni abbiamo scoperto chiamarsi Belice. E se ci abbiamo messo 50 anni per scoprire come si chiamava il posto dove c'è stato il terremoto, allora capisco perché ancora non abbiamo completato le operazioni di rinascita di quella zona della Sicilia. Giorgio, hai dimenticato, lo fai tu di solito stasera, consenti, ve lo faccio io, il nostro caro saluto al loro caro amico e fraterno, amico e capo struttura, come lo chiami tu, Franco Condò. Ciao Franco, buona serata. Ciao, Franco. Buona serata a tutti. A domenica prossima. Un appuntamento in collaborazione con Audio Jungle.